Buon pomeriggio, benvenuti. Io sono Loris Brunetta, io sono un membro del direttivo della Fondazione della Federazione Internazionale della Talassemia, TIF. Sono anche un membro della Fondazione Italiana Giambrone per la guarigione della talassemia. Siamo particolarmente lieti di poter contribuire alle celebrazioni per la giornata internazionale della talassemia 2022, grazie a questo evento in stretta collaborazione tra la Fondazione e la Talassemia International Federation, che ci inorgoglisce. Ovviamente siamo orgogliosi di essere parte di questa grande famiglia della talassemia e siamo particolarmente lieti di potervi offrire, poter offrire a tutti i partecipanti questa giornata che ci auguriamo interessante. Alcune informazioni di base che sono importanti per una buona conduzione di questo evento. Innanzitutto voglio dire a tutti che questo webinar è registrato, sarà registrato, quindi è opportuno che le persone che in questo momento non stanno parlando mutino il loro microfono in modo da consentire un miglior audio, un miglior ascolto da parte dei partecipanti. Direi che non vedo abilitato il live transcript, che sono le parole che lo speaker dice vengono trascritte nella lingua in cui le dice. In questo momento non le vedo funzionare, ma nel caso durante l'evento funzionassero, volendo le potete disabilitare cliccando sull'apposito tasto che trovate sul fondo della vostra finestra di Zoom, dove c'è scritto traduzione simultanea CC. Se avete domande per gli speakers o volete intervenire in qualche modo, siete pregati di utilizzare l'apposita chat che trovate anche nella barra di fondo di guida, dove nella sezione domande e risposte. Fate le vostre domande e gli speaker risponderanno compatibilmente con la durata dell'evento, se c'è tempo durante l'evento. O altrimenti, comunque, le domande verranno registrate e potranno avere una risposta successivamente. Se avete problemi tecnici, non riuscite a connettervi, non sentite bene, avete problemi di audio di qualche tipo, esiste uno specifico percorso che ci guida, che fa in modo che gli organizzatori, come dire, possano intervenire e cercare di sistemare eventuali problemi. Quindi direi che in questo momento queste sono le note, quello che in inglese si chiama housekeeping, diciamo così, sono le note interessanti, tecniche di dettaglio che possono essere funzionali a tutti quanti per un piacevole ascolto e per seguire correttamente questo evento. Ringrazio ovviamente tutti gli speakers che si sono resi disponibili a partecipare a questo nostro evento. Siamo molto, molto orgogliosi di averli, ma direi che ormai, senza tergiversare troppo, senza perdere troppo tempo, perché abbiamo molte presentazioni, avremo molti ospiti anche internazionali, un panel notevole di esperti internazionali che ci discuteranno i vari argomenti che sono in agenda, che via via presenteremo, e quindi direi che passiamo al nostro, diciamo così, primo speaker, che in questo caso nella sezione salute istituzionali è la dottoressa Angela Iacono, che è presidente della Fondazione Italiana Leonardo Giambrone per la cura della talassemia. Prego. Buonasera a tutti, signori relatori, partecipanti tutti. Desidero fortemente ringraziarvi e darvi il benvenuto insieme a chi da sempre rappresenta la Talassemia International Federation. La Fondazione Italiana Leonardo Giambrone è fiera di aver organizzato insieme alla TIF questo evento,
in occasione della giornata mondiale della talassemia. Lasciatemi dire che i pazienti, i caregiver, i professionisti, loro malgrado, tutti i giorni celebrano questa giornata con la testimonianza della loro vita e delle loro fatiche quotidiane per la gestione della malattia. Ma oggi possiamo dire di avere raggiunto traguardi inimmaginabili. Fino a qualche anno fa veramente ci sembravano impossibili. E questo ci deve rendere tutti orgogliosi. Io stessa, da mamma, ho potuto gioire dei successi dei miei, permettetemi di chiamarli, figli. Fin dai più remoti tempi, la fondazione che presiedo ha creduto in un progetto straordinario, il progetto Guarigione. Un progetto ambizioso, è vero, ma che è stato il motore portante per raggiungere tanti obiettivi. La Fondazione cofinanziò la ricerca scientifica della prima terapia risolutiva, che si affacciò all'orizzonte quando sembrava veramente utopico. Circa 30 anni fa, parallelamente agli sforzi per finanziare la ricerca scientifica sulla terapia risolutiva, abbiamo profuso sforzi atti a rendere la qualità di vita dei pazienti migliore anche dal punto di vista assistenziale. Grazie, grazie. Mi sentite ancora? Sì, sentiamo ancora. Prego. Scusatemi, ma io per un momento non sentivo più niente. I pazienti italiani godono di un buon sistema sanitario universalistico che ha sempre salvaguardato la salute dei cittadini. Non sono mancate tuttavia le azioni di advocacy al fine di incidere maggiormente nel sistema e garantire percorsi di presa in cura dei pazienti affetti da talassemia. Nel tempo noi genitori abbiamo imparato a fare un passo indietro quando i nostri figli sono cresciuti e hanno maturato la consapevolezza di poter gestire la propria malattia e i propri progetti di vita. Molti di questi giovani sono stati anche capaci di prendersi delle responsabilità e hanno creato le associazioni cimentandosi in questa esperienza di rappresentatività dei pazienti. Esperienza che abbiamo sempre stimolato, supportato e anche apprezzata. Non a caso la Fondazione Giambrone, per rendere agevole la condivisione fra i rappresentanti e aiutarli a collaborare fra loro, ha istituito un organo consultivo, snello e dinamico, lo IAC, Italian Association Advocacy Council, composto da pazienti adulti consapevoli, rappresentanti di realtà territoriali, un contenitore di idee e di pensieri trasversali per tutte le regioni italiane, ma soprattutto per la Fondazione è una collaborazione imprescindibile per comprendere come meglio focalizzare le tematiche dei pazienti e così intraprendere le azioni a tutela dei pazienti a livello nazionale. A questo punto, prima di salutare, sento il bisogno di ringraziare due persone che con tenacia, sacrificio e volontà ferrea hanno formato la loro expertise e sono le mie colonne portanti. Sono i nostri pazienti esperti che ci supportano e ci aiutano quotidianamente. Grazie Tomasina Iorno, grazie Loris Brunetta. Auguro a tutti un buon ascolto e ringrazio tutti i relatori
che renderanno ricco ed interessante questo pomeriggio. Grazie a tutti. Grazie, grazie dottoressa Iacono delle parole e di questo saluto augurale anche di aver ricordato tutti i passi importanti che la Fondazione ha fatto in questi anni, negli anni della sua attività. Do ora con immenso piacere, lo vedo collegato con noi, anche se in un primo tempo sembrava non potesse esserlo, con estrema gioia la parola a Mr. Panos Englesos, che è oltre che il presidente da numerosissimi anni dalla sua fondazione della Thalassemia International Federation, per tutti noi un secondo padre. Io ho avuto l'onore di vederlo operare di persona in innumerevoli situazioni, non in Italia per fortuna, perché l'Italia ha sempre fatto un po' da sola, ma all'estero. Ed è stato un privilegio poter crescere, poter lavorare con lui e con persone come lui. E lui ha creato la fondazione, lui l'ha gestita mirabilmente per tutti questi anni e quindi sono particolarmente commosso, oltre che onorato, di potergli dare la parola per un breve saluto. Credo che poi interverrà a margine di Mr. Englesos anche un'altra persona che presenterò. Prego, Panos. Thank you very much for your nice words. Thank you. Thank everybody. Allow me to apologize first for being away from this business for the last couple of years due to health problems. I am much better and I hope that I will come back fully into my ordinary and regular business and try and do my best for the benefit of our thalassemics and the associations. Dr. Iacono, I'm extremely pleased to see you again. I wish you all the very best for you and your family. I'm really glad to see you again. We've been collaborating for many years. We know your contribution, which is great. And I thank you very much. The same goes also for the other people that are here with us today. As you all know, Italy, who is one of the five founding members of the Thalassemia International Federation, and Italy has played a very important role in the establishment and development of the Thalassemia International Federation. We all have been committed to what we have started something like 34 years ago. And we have all worked very hard to achieve this. And this is by the celebrating the International Thalassemia Day, it proves that our commitment and our work has really been successful and has proven to be very, very beneficial for our people. I feel that today's theme, which is really the commitment of the Thalassemia International Federation to the patients and to thalassemia management all over the world, is really a reality. It's happening, and I'm sure that it will continue happening and helping all our thalassemics all over the world. I thank you very much for inviting me for this small presentation. I am not able to be with you for long. However, I asked George Constantino, a thalassemic, to read my speech and to replace me immediately after this appearance. I thank you all. I hope
All the very best for you, for your families. I hope that this will be very beneficial for you and the people that you represent. And I'm sure that thalassemia will move on to new areas where we will have better results on all three aspects that we aim to have. That is the prevention, the management, and the and the cure of thalassemia. Thank you very much again, and I'll ask George to continue with my speech. Thank you, Loris, for presenting me, and you've done a wonderful job in Kyiv, and we thank you very much. And same as everybody else, we are united, we work together, we offer together, and I hope that we will be able to transfer to our thalassemic center to the people that are interested, assistance and benefits. Thank you very much. Thank you, Mr. Panos. Grazie, Panos, di questo breve ma significativo messaggio iniziale. Mi arriva una comunicazione da fare ancora, prima di dare la parola a George Costantino, che poi presenterò. Mi hanno chiesto di specificare che esiste il servizio di traduzione simultanea per questo, per tutta la giornata, tutto l'evento. Quindi lo dico perché sono entrati dei nuovi partecipanti e magari non hanno seguito all'inizio la spiegazione. C'è un tasto nella barra in fondo della vostra finestra di Zoom con scritto traduzione simultanea. Per farlo funzionare dovete cliccare lì sopra, scegliere la lingua che volete, in cui volete seguire l'evento, se inglese o italiano, e una volta cliccato italiano oppure inglese dovete ricliccare di nuovo sopra e disattivare l'audio originale. Quindi prima si clicca la scelta della lingua, poi si riclicca per scegliere l'audio originale. In questo modo anche chi non capisce l'inglese lo può seguire l'evento in italiano con l'aiuto dell'interprete, che ovviamente è a disposizione per questo servizio. E grazie molte sempre per la vostra partecipazione. In questo momento sono, come ha detto Panos, il presidente TIF, il suo messaggio di benvenuto e di partecipazione, benvenuti ai partecipanti per questo evento, verrà letto da George Costantino. George Costantino è uno dei membri fondatori della TIF, della Federazione Internazionale della Talassemia, è da sempre un membro attivo della comunità della talassemia a livello internazionale, credo che sia il paziente più conosciuto al mondo, e quindi è oltre che essere un grandissimo amico, e quindi è con grande piacere che lascio la parola a George. George, the floor is yours. Thank you, Loris, for the lovely words. On behalf of Mr. Panos Inglesos, President of the Thalassemia International Federation, Honorable Mrs. President, distinguished guests, dearest friends, let me begin this speech by saying how delighted and privileged I am to contribute, together with the Italian Foundation La Gebroni for the Cure of Thalassemia, its president, Dr. Angela Iagono, our esteemed board member, Mr. Loris Brunetta, and many other acclaimed hemoglobinopathy specialists and expert patients advocates to today's virtual meeting. Moreover, I am very pleased that the theme for this event, taking place in the context of the International Thalassemia Day 2022, focuses on highlighting the need for an active and meaningful engagement of patients at the decision-making level. This is what lies behind the International Thalassemia Federation's existence, and that is what drives our organization to develop and implement a multitude of patient-oriented activities and educational programs across the world. TIF was established to raise the voice of the patient with thalassemia and other hemoglobinopathies and make it heard, acknowledged, and respected. It has been indeed evident that wherever there is an active and coordinated patient voice,
and engagement, improvements in policy making and healthcare related decisions will ensure. We have seen this happen both in Western countries with robust healthcare infrastructure and in countries with less structured and more strained healthcare systems, and subsequently less opportunities for patients. Despite the fact that there are multiple and complex unmet needs and huge inequalities within countries and regions, we are certain about one thing, that our patients' engagement and advocacy have to remain on the top of our priorities. Italy has not only been amongst the founding countries of TIF, but it has substantially contributed through research, its medical and health professional community, and the active involvement of the patients to the progress made over the years in the prevention, control, and management of thalassemia. We have now reached a time when the patient's perspective about their disease needs, treatment options, and meaningful outcomes is imperative. For instance, in the development of medicinal products and collection of world data and the development of disease-specific registries and guidelines. Most importantly, the scientific novel therapies taking place in the field of hemoglobinopathies in the past 4 to 5 years have brought to the forefront the patients must now play a more active role in accelerating and gaining access to those innovations and other necessary improvements in health and social care. Therefore, the patient's voice is essential as an independent, well-coordinated expert voice, and as such, its value is crucial. This can only happen through acquiring knowledge, being updated on continuous basis on new developments, but also by sharing experiences with other patients. Patient advocacy does not only involve a couple of patients, it involves every patient. It is not guided, not driven by governments, politicians, or doctors. Networking with other outside patient communities is not only welcome, but essential. Do not expect others to promote your needs. Your health and quality of life is in your hands. I'm confident that our Italian friends will recognize the need to strengthen their advocacy skills and competence, as well as the value of unity and cooperation. At our end, we remain always committed to support and build a stronger patient voice to strengthen alliances and dialogue and strive so that innovation event enters the life of every thalassemia patient, no matter where they live. I wish you a successful meeting. Thank you for listening. Thank you, George. And thank you, Panos, for the excellent speech. Of course, Giorgio on behalf. Grazie Giorgio, grazie Mr. Panos per queste belle parole, per questo eccellente, intervento. Dobbiamo un po' cercare di affrettare i tempi perché come al solito siamo già in ritardo, ma questo era prevedibile perché ci sono sempre problemi tecnici da aggiustare in corso d'opera e quindi è inevitabile. Con molto piacere adesso presento la dottoressa Maddalena Casale. Dottoressa Maddalena Casale è un membro del consiglio direttivo della Società Italiana Talassemia ed Emoglobinopatia SITE. E quindi do senza indugio la parola a lei per i suoi saluti in rappresentanza di SITE. Salve, salve a tutti, buonasera. Io appunto, come detto, sono membro del Consiglio Direttivo SITE e sono qui in, diciamo, in rappresentanza della società scientifica e del presidente Raffaella Origa, che si scusa e si rammarica della sua assenza, ma aveva impegni istituzionali già precedentemente presi. E infatti, diciamo, quello che voglio fare, essendo un consiglio direttivo anche abbastanza recentemente insediato, volevo presentarvi e lo farei, diciamo, se riuscite, vedete? Devo presentarvi i miei colleghi che appunto lavorano al momento nel consiglio direttivo della SITE, il presidente Raffaello Riga, il past president Gianluca Forni di Genova, io da Napoli, Elena Cassinerio da Milano, Rosario Di Maggio da Palermo, Filomena Longo da Ferrara,
Valeria Pinto da Genova, Giovanni Battista Ruffo da Palermo e Roberta Russo. Questo è il nuovo ultimo direttivo SITE e diciamo molto brevemente quello che volevo sottolineare è che in realtà la missione che la SITE ha diciamo da tempo è quello di stabilire le priorità assistenziali necessarie e diffondere le conoscenze, spingendo verso una serie di consensus, lavori scientifici, attività di formazione e informazione affinché appunto il percorso di cura sia uniforme, ottimale per tutti i pazienti. Questi sono solo, diciamo, alcuni dei contributi che sono liberamente presenti sul sito della SITE, che sono via via appunto aggiornati, alcuni li vedete in fase di aggiornamento proprio perché c'è questo obiettivo di poter aggiornare le conoscenze e quindi la formazione. Questo è l'ultimo diciamo sforzo che la società ha voluto fare di mettere il punto in una diciamo in un format di domanda e risposta, domanda clinica e risposta alle complicanze più frequenti, che sono le complicanze endocrinologiche. Lo abbiamo voluto fare con una versione in inglese proprio per poter diciamo rendere fruibile il lavoro che è sempre un lavoro molto duro, molto lungo, perché poi si interseca con le nostre attività assistenziali, le nostre attività quotidiane, ma ci sarà anche una versione italiana che sarà presto disponibile. Queste sono appunto tutte le altre attività scientifiche e c'è anche l'obiettivo della società di aprirsi anche al territorio, cercare di mettere in campo appunto delle azioni che avvicinino la società, le attività della società a tutti gli altri stakeholders e tutti gli altri attori di questo percorso. L'obiettivo appunto è non solo quello di fare attività di ricerca, formazione, informazione, ma anche coinvolgere sempre di più, ascoltare e coinvolgere appunto i pazienti, che sono chiaramente il centro della nostra missione. Grazie mille. Grazie dottoressa Casale, e questo prezioso intervento, questo ricordo delle attività che la SITE svolge per tutti noi. Do ora la parola al dottor Arcangelo Prete, che è il presidente, correntemente presidente della Associazione Italiana di Emato-Oncologia Pediatrica. È un'associazione storica, sempre presente sul nostro territorio, che si è sempre distinta per i lavori particolarmente significativi sui pazienti all'età pediatrica. Noi tutti lo siamo stati, pediatri, in età pediatrica, e quindi con molto piacere lo ospitiamo per portare i saluti della società scientifica e poi procederemo. Prego, dottor Prete. Grazie, dottor. È per me un piacere e un onore essere presente a questo consenso internazionale, anche e soprattutto perché l'AIOP fin dalla sua fondazione nel 1972 si occupa di ematologia non oncologica. In maniera particolare questa presidenza e questo consiglio direttivo ha voluto dare un impulso ulteriore e un maggior significato alla presenza e all'attività di AIOP in questo settore. In Italia ci sono 48 centri AIOP, 15 dei quali ad esclusiva vocazione ematologica non oncologica, e gli altri 35 che hanno comunque una sezione di ematologia non oncologica al loro interno. Dicevo, un focus particolare su questo campo, su questo settore, che è testimoniato dalla volontà di questo presidente di avere all'interno del suo consiglio direttivo uno, credo,
dei massimi esperti nazionali e internazionali in questo campo, che è la dottoressa Raffaella Colombatti, che avrò anch'io il piacere di sentire nel proseguo di questa giornata. Mi fermo qui, rinnovando i miei ringraziamenti per l'invito e rinnovando la costante presenza e interesse di Agio, soprattutto in questo momento storico dove c'è un grande fermento intorno a nuove terapie e a nuove metodologie di trattamento, trepanocitosi, talassemie, terapie geniche e quant'altro, che riteniamo in tutta l'associazione essere di importanza fondamentale per i nostri pazienti. Grazie ancora a tutti. Grazie, dottor Prete. Sì, non c'è solo fermento per le nuove terapie, è vero, ma c'è anche un incremento, per fortuna, dopo tanti anni di stasi, di arrivo di bambini con talassemia e con soprattutto con drepanocitosi, proprio a causa questi secondi dei tassi di migrazione piuttosto alti. E quindi sapere di poter contare anche sull'expertise che io possa mettere a disposizione, e in generale comunque del ruolo dei pediatri, è per noi, credo, fondamentale anche nel prosieguo delle nostre attività. Benissimo, quindi iniziamo adesso dopo i saluti istituzionali e ringrazio tutti gli speaker che sono intervenuti. Diamo avvio al webinar vero e proprio con le presentazioni che verranno fatte. Come sapete dal programma che è arrivato, che sarà arrivato a tutti, il webinar è prevalentemente dedicato alla costruzione di capacità per i pazienti, quindi il paziente, ovviamente, da parte di organizzazione dei pazienti non poteva che essere così, è al centro del focus che intendiamo fare. Però in apertura e in chiusura abbiamo pensato di settare il nostro orizzonte al 2030, cioè noi ormai non sappiamo quello che l'Italia ha fatto per queste patologie e quindi non ci guardiamo più indietro, non ricordiamo quello che è stato fatto, è già stato un po' accennato anche durante le presentazioni iniziali. Guardiamo al traguardo del 2030, e proprio per questo la prima sessione parlerà di emoglobinopatia nel 2030, quindi che cosa sarà grosso modo fra una decina d'anni il nostro contesto dell'emoglobinopatia. Quindi per avere una panoramica sui progressi nella cura e la guarigione sia della talassemia che della drepanocitosi, abbiamo bisogno che siano i clinici, i medici, quelli che sul campo si occupano direttamente dei pazienti a dircelo. E per questo rinvito di nuovo, sempre ovviamente con piacere, la dottoressa Maddalena Casale, che agisce, come abbiamo sentito, non solo come membro del consiglio direttivo della TIF, ma anche ricercatrice in pediatria e si occupa di emoglobinopatia in generale all'Università Van Vitali di Napoli, e quindi do sicuramente la parola a lei per la sua presentazione, la sua iniziale presentazione. Prego. Grazie, grazie mille. Mi sentite? Vedete il mio schermo? Sì, perfetto. Perfetto. Allora, innanzitutto appunto mi volevo complimentare per il titolo ed anche per l'approccio scelti per questa sessione di apertura del webinar. Emoglobinopatia appunto nel 2030, proiezione nel futuro, desiderio di conoscere ciò che la scienza sta facendo oggi e probabilmente sarà disponibile domani, speranza e fiducia nella ricerca. E nei prossimi 10 minuti appunto io farò un focus sulla talassemia, lasciando poi alla collega, nonché carissima amica Raffaella Colombatti, il focus sull'anemia falciforme. Quindi diciamo il punto è proprio questo: cosa abbiamo nel 2022 oggi e cosa possiamo aspettarci nel 2030. Primo novità, grossa novità è la disponibilità, l'approvazione di un nuovo farmaco, il luspatercept, che è un farmaco che si somministra sottocute ogni 3 settimane ed è stato approvato
per i pazienti adulti con trasfusione dipendenza. Molto brevemente, cosa fa questo farmaco? Riduce la richiesta trasfusionale, riducendo di circa 1-1.3 trasfusioni ogni 3-6 mesi. Questa figura, la figura che vi ho messo sotto, è solo per farvi vedere che pazienti che hanno fatto il farmaco hanno raggiunto l'obiettivo di riduzione del carico trasfusionale in maniera decisamente maggiore rispetto ai soggetti che non hanno fatto il farmaco, che sono rappresentati dalle barre grigie, mentre i pazienti che hanno fatto il farmaco dalle barre bordeaux. Gli effetti collaterali più comuni sono stati riportati lievi e gestibili, come cefalea, mialgia, dolore, mal di testa, dolore muscolare, dolore osseo, e una quota del 3% è stata riportata come eventi tromboembolici. Quello che è importante ed è fondamentale è che tutto questo noi lo sappiamo dagli studi clinici, che sono appunto importantissimi per farci capire la sicurezza e l'efficacia di un nuovo farmaco e perché appunto le agenzie regolatorie che possano autorizzare l'utilizzo del farmaco per tutti i pazienti che ne hanno bisogno. Ma nella pratica clinica noi abbiamo bisogno anche di altre informazioni oltre a quelle che gli studi clinici ci possono dare. Infatti, quando un farmaco diventa disponibile, come in questo caso, noi possiamo utilizzarlo in un più ampio numero di pazienti che sono diversi, hanno storie cliniche diverse, hanno caratteristiche diverse rispetto a quelle selezionate degli studi clinici. E quindi cosa ci attende nel 2030? In merito a questo farmaco? Sarà necessario imparare ad utilizzare al meglio questa nuova terapia, perché si è visto che i pazienti rispondono, ma non tutti i pazienti che fanno il farmaco poi rispondono in maniera soddisfacente. Avremo a disposizione i dati nelle talassemie non trasfusione dipendenti o nei bambini, e adesso ci sono gli studi clinici in corso, quindi ancora non abbiamo i dati definitivi e non abbiamo chiaramente la disponibilità del farmaco per questo gruppo di pazienti. Capiremo al meglio l'effetto del farmaco sul sovraccarico di ferro, per esempio, che è molto importante nella talassemia, nella gestione della talassemia, e scopriremo anche, diciamo, avremo dati e riusciremo ad utilizzare al meglio il farmaco anche per quanto riguarda il rischio degli eventi tromboembolici, per utilizzare il farmaco nella maggiore sicurezza. Quindi in realtà 2022 come punto di arrivo, certamente per il processo di approvazione di questo nuovo farmaco, ma anche come punto di partenza per l'acquisizione di nuove importanti informazioni per la pratica clinica. Ma ad oggi possiamo dire che possiamo anche ben sperare di avere un'altra possibilità terapeutica, un'altra strategia che si potrebbe avvicinare. Il mitapivat. Il mitapivat è un farmaco orale che è stato approvato dall'FDA per gli adulti con un'altra malattia. È stato studiato diciamo in maniera avanzata per una malattia diversa dalla talassemia, il deficit di PK, e adesso sono in corso gli studi sulle talassemie. È chiaro che noi però possiamo sfruttare la disponibilità di dati di sicurezza e di efficacia di questo farmaco che sono stati prodotti per il deficit di piruvato chinasi. Cosa fa questo farmaco? Riduce sempre la richiesta trasfusionale, aumenta l'emoglobina in chi non è trasfusione dipendente, riduce l'emolisi e ha una potenziale efficacia sul sovraccarico di ferro. Anche in questo caso gli effetti collaterali, ve l'ho detto, sono la maggior parte dei dati sono disponibili sul deficit di PK, sono lievi e gestibili e non ci sono state interruzioni per eventi avversi gravi. Sono disponibili ad oggi dati di studio di uno studio di fase 2, quindi uno studio un po' diciamo iniziale, dei pazienti con talassemia non trasfusione dipendente che sono stati trattati con questo farmaco per
più di un anno e sono stati confermati i dati soddisfacenti di efficacia con un aumento dell'emoglobina di 1,5 grammi e di sicurezza senza nuovi eventi diversi rispetto a quelli riportati. Quindi il 2030 per questo tipo di farmaco che cosa ci porterà? Beh, sicuramente aspetteremo i risultati, i dati relativi agli studi in corso nelle talassemie, trasfusione dipendente e non trasfusione dipendenti, nei bambini, quelli affetti da deficit di PK, ma probabilmente sarà utilizzato poi anche nei bambini affetti da talassemia, se i dati di sicurezza sulle talassemie lo permetteranno. Avremo maggiori dati di sicurezza appunto sulle talassemie ed in particolare su un effetto che al momento è molto ben attenzionato del farmaco, del possibile effetto sulla densità minerale ossea, sull'osteoporosi, per un effetto del farmaco, anche se i dati ad oggi disponibili dimostrano che non c'è una stabilità di questo parametro, non c'è un peggioramento dell'osteoporosi nei pazienti trattati. E poi avremo anche effetti sicuri, più ampi, sugli effetti positivi, quelli appunto sulla riduzione dell'emolisi e dell'eritropoiesi inefficace. In realtà, più in generale, quello che vorrei sottolinearvi è che l'approccio che noi stiamo acquisendo finalmente anche nelle talassemie, perché abbiamo una maggiore disponibilità di opzioni terapeutiche, chiaramente, che è un approccio multidirezionale. Cioè stiamo imparando che dobbiamo agire su vari aspetti della malattia anche contemporaneamente. L'approccio multifarmacologico, cioè usare più farmaci contemporaneamente, non è un approccio nuovo in medicina. In molte altre malattie si usa già con successo da tempo per migliorare l'efficacia dei farmaci e per ridurre gli effetti collaterali. Questa immagine vuole solo mostrare su quanti aspetti noi possiamo agire, aspetti diversi, e ogni freccia blu è un farmaco disponibile o una nuova molecola in studio che agisce in maniera specifica su uno di questi aspetti della malattia. E quindi, diciamo, nel 2030 che cosa speriamo, ci auguriamo, abbiamo, diciamo, l'obiettivo di poter raggiungere? Possiamo aspettarci di utilizzare questo approccio multidirezionale, multifarmacologico, con farmaci che attualmente o sono ancora in corso di studio, nelle fasi preliminari di studio, come alcuni farmaci modificatori del metabolismo del ferro, o farmaci già presenti, già in parte utilizzati, ma che non hanno una indicazione chiara, precisa nelle talassemie, come i farmaci induttori dell'emoglobina fetale, l'idrossiurea, sirolimus, talidomide, che sono stati utilizzati ma non hanno una collocazione precisa. Bene, poter utilizzare questo approccio multidirezionale, multifarmacologico, adattandolo al singolo paziente, con la sua storia clinica pregressa, con le sue caratteristiche, con le sue problematiche, scegliendo l'approccio più adatto, proprio come fa un sarto quando cuce un abito su misura. La ricerca si sta focalizzando però non solo sui nuovi farmaci, ma anche sulla ricerca di nuovi marker predittivi di complicanze, come le complicanze endocrinologiche, che al momento sono le più frequenti nelle talassemie. Pensate come sarebbe importante avere un marcatore, un parametro, un elemento che ci dica qual è il rischio di sviluppare una complicanza endocrinologica nel futuro. Così come per esempio il TTSTAR cardiaco per la complicanza cardiaca. Noi sappiamo che è un determinato TTSTAR cardiaco, c'è un rischio più o meno alto di avere una complicanza cardiologica. E questo chiaramente che cosa implica? Implica che noi possiamo mettere in atto delle azioni che facciano prevenire la complicanza stessa.
Purtroppo ad oggi noi non abbiamo questo marker per le complicanze endocrinologiche, sebbene siano così frequenti. Quindi noi non sappiamo che il rischio è molto vario, questo vedete, in assenza di qualunque complicanza endocrinologica il rischio può variare dal 6 al 60% anche in un gruppo di pazienti che ha ritina, l'ictitus cardiaco normale, cioè i parametri tradizionali di sovraccarico di ferro normali. Abbiamo cercato, si sta cercando di trovare dei marker predittivi di complicanze endocrinologiche e ne sono stati appunto individuati 3. Quindi oggi possiamo sederci con il paziente e definire il rischio di avere una complicanza endocrinologica considerando la sua età, il numero di patologie endocrinologiche pregresse e il valore di TSH. È chiaro che, diciamo, nel 2030 che cosa ci auguriamo o abbiamo l'obiettivo di fare? Sempre di poter utilizzare in maniera molto più fine, molto più aggiungendo nuovi marker che appunto facciano diventare la nostra valutazione molto più precisa, ma utilizzando sempre questo approccio sartoriale, quello che ci permette di parlare non in generale della malattia, ma del singolo paziente con le sue caratteristiche, con la sua storia clinica, con le sue misure sartoriali per poter decidere il percorso di cura migliore. Ed è chiaro che però non dobbiamo dimenticare tutto quello che abbiamo imparato finora, che regime trasfusionale correttamente seguito, regime chelante correttamente seguito, sono alla base e sono l'obiettivo, diciamo, iniziale, fondamentale, imprescindibile affinché noi poi possiamo migliorare il percorso di cura. Grazie. Grazie dottoressa Casale. Adesso procediamo. Stanno arrivando delle domande, quindi ci sono già delle domande per la dottoressa Casale. Dopo questa prima presentazione anche lo speech iniziale, voglio specificare a tutti che abbiamo previsto poi un ampio spazio di discussione finale, quindi ora se andiamo avanti con le presentazioni, raccogliamo tutte le domande e poi al momento della discussione finale le giriamo agli oratori perché diano le risposte, come dicevo prima, se possibile in diretta, altrimenti verranno registrate e vedremo di dare poi una risposta successivamente. Comunque fino a questo momento le domande sono 3, quindi nulla di che, procederemo poi durante la fase di discussione. Dicevo grazie dottoressa Casale, adesso è con grande piacere che vi presento la dottoressa Raffaella Colombatti, che fa lo stesso tipo di panoramica ma riferito in maniera molto più focalizzata sulla drepanocitosi, quindi sulla sickle cell. La dottoressa Colombatti che è specialista in emoglobinopatie, coordinatore del gruppo di lavoro del globulo rosso di IOP e ricercatore presso l'Università di Padova, e ovviamente un membro molto attivo di EuroBloodNet, che è il network europeo delle malattie rare ematologiche. Raffaella, prego. Grazie Loris, grazie anche a voi per l'invito a parlare di drepanocitosi oggi, nella giornata mondiale della talassemia. Ricordo che la giornata mondiale della drepanocitosi è il 19 giugno, ma è bello tra malattie cugine potersi ricordare e a vicenda e lavorare, diciamo, in sinergia. Sono anche contenta di parlare dopo Maddalena Casale e così portare il punto di vista di che cosa ci porterà la scienza nel 2030. E in realtà io penso che dobbiamo porci questa domanda per l'anemia falciforme o malattia drepanocitica, tenendo presente che siamo in un contesto rivoluzionario rispetto ad alcuni anni fa, e nel senso che ci sono sia molte nuove terapie, molti nuovi farmaci, ma anche approcci terapeutici diversi,
oltre l'idrossiurea e soprattutto dobbiamo tenere presente che anche nella drepanocitosi si va verso una terapia ottimale che è quella multitarget, cioè multimodale con più farmaci. Questo cosa significa? Significa uno che la comunità scientifica si deve attrezzare, deve diventare molto più colta, perché se ci sono tanti farmaci bisogna saperli usare, ma che anche la comunità dei pazienti deve diventare molto più colta, perché chiaramente deve sapere che cosa c'è diciamo sul mercato per se stessi. E io alla fine ho pensato di rispondere a questa domanda, che cosa ci porterà la scienza, con quattro risposte. La prima è che nei prossimi anni ci aspettiamo una maggior comprensione della malattia drepanocitica. E cioè, se voi vedete questo schema, che è piuttosto recente e anche molto interessante, è sì una malattia genetica in cui c'è l'emolisi e la vasoocclusione, ma c'è molto danno da ischemia e riperfusione, c'è un'infiammazione sterile con l'attivazione dell'inflammasoma, c'è una disfunzione endoteliale con danno da radicali liberi. Quindi è chiaro che anche qui i livelli manifestazione del danno da malattia si capiscono adesso di più e nei prossimi anni, man mano che la ricerca andrà avanti, si capiranno ancora meglio. Questo cosa vuol dire? Che questi meccanismi ci sono sempre in tutti i pazienti, ma che c'è un'enorme variabilità fenotipica. Non tutti hanno le stesse manifestazioni cliniche o la stessa severità. E soprattutto cosa vuol dire poi? Che se alcune terapie vanno bene per il tuo vicino, non vanno bene per te. Quindi anche i farmaci che stanno arrivando sul mercato non è detto che vadano bene per tutti, a seconda del meccanismo che è presente. E studi in corso su queste diverse variabilità fenotipica si stanno attuando sempre di più in Europa. Questo anche perché le manifestazioni cliniche o acute o croniche variano a seconda dei meccanismi che sono più presenti. E quindi anche come noi dovremo seguirli o prima che trattarli sarà importante. La seconda risposta è che quindi noi avremo maggiore capacità, speriamo, di fornire a tutti i pazienti con malattia drepanocitica i minima standard di cura, che ancora purtroppo non sono disponibili per tutti. E questo riguarda sia i bambini. E ci sono diverse linee guida per quanto riguarda il panorama nazionale, quelle della IEOP sono pubblicate poi progressivamente riaggiornate fino al 2018 e in linea con quelle altre europee e americane. E cosa dovrebbero avere i bambini? Lo screening neonatale, la profilassi antibiotica, le vaccinazioni, il doppio transcranico, una comprehensive care e l'uso esteso dell'idrossiurea, adesso a partire dai 9 mesi. Bene, purtroppo tutto questo non arriva al 100% dei bambini, né in Italia né in Europa. Solo 2 esempi, noi non abbiamo lo screening neonatale universale in Italia, mentre altri ce l'hanno nel resto d'Europa. Invece, e questa è una survey che abbiamo coordinato in diversi italiani, presentata all'ASH a dicembre dell'anno scorso, purtroppo meno del 30% dei bambini in Europa ricevono il TCD annuale secondo le linee guida. Quindi è chiaro che noi ci auspichiamo di lavorare insieme esperti e pazienti per ottenere un accesso universale ai minimi standard di cura. Anche per quanto riguarda gli adulti, che probabilmente sono in una situazione ancora peggiore, perché lo screening di tutte le complicanze e la gestione delle complicanze acute e croniche, essendo gli adulti molto meno per ora dei bambini, non è diffuso non solo nei vari paesi europei, ma nemmeno in Italia. C'è un'enorme carenza di esperti e di pathway di cura per gli adulti. Che cosa ci porterà la scienza poi? Sicuramente nuovi approcci terapeutici e nuovi farmaci. Cosa vuol dire? Perché sono diverse queste due? Allora, sicuramente noi dobbiamo, e è in corso questo processo, ripensare e ottimizzare vecchi farmaci che ci sono e vecchi approcci terapeutici, perché li stiamo usando davvero bene? L'idrossiurea, le trasfusioni di globuli rossi e il trapianto di midollo? No, non li stiamo ottimizzando e quindi dobbiamo farli arrivare di più a tutti i pazienti che ne hanno bisogno. E quindi sono in corso vari processi per aumentare l'accesso e la sicurezza di questi
farmaci vecchi e vecchi approcci terapeutici con le nuove conoscenze che abbiamo. Pensiamo ad esempio allo sviluppo di reazioni trasfusionali in pazienti che hanno gruppi sanguigni o sono di etnia diversa, oppure l'utilizzo del trapianto aplo con tutta una serie di tecnologie più avanzate. O ad esempio l'uso di terapia personalizzata nell'idrossiura. La medicina personalizzata ci potrà fare numerosi passi avanti. Quali sono i nuovi farmaci? Sicuramente ne abbiamo approvati in Italia, il crizalizumab è già in commercio da gennaio per i pazienti sopra i 16 anni e il voxelotor è stato approvato dall'EMA, dall'AIFA e adesso siamo in attesa della negoziazione, questo per i bambini maggiori di 12 anni. Vedremo poi due informazioni più in dettaglio su questi farmaci. Ma stiamo parlando anche di tutta una serie di nuovi farmaci che al momento sono in trial in Italia o partiti oppure in partenza a breve. E in particolare sta partendo l'inclacumab, un anticorpo monoclonale anti-P-selectina come il crizalizumab, ma somministrato ogni 3 mesi. L'etamopivat, che è l'FT4202, che è anche questo è un farmaco simile al mitapivat utilizzato nella piruvato, un induttore della piruvato chinasi, il trial anche questo è partito da 1 mese sopra i 12 anni, il mitapivat partirà a breve sopra i 16 anni, l'endec che è la dencitabina con un stabilizzatore partirà dopo l'estate e l'IMR-687 che è un induttore GMP ciclico. Quindi vedete come avremo anche a disposizione in Italia tutta una serie di nuovi trial, oltre ai trial, ad esempio, del crizalizumab in età pediatrica. Crizalizumab perché? È un anticorpo monoclonale anti-P-selectina dato in vena per la prevenzione delle crisi dolorose vaso-occlusive. Questa è l'unica indicazione per cui è stato approvato. E chiaramente questo è dovuto alla sua meccanismo di azione, per cui non abbiamo tempo di entrare, però di blocco della P-selectina. L'altro farmaco invece è il voxelotor, che invece è stato approvato perché riduce l'anemia e ha raggiunto l'obiettivo primario nel trial di aumentare di 1 grammo l'emoglobina. E questo chiaramente può avere un effetto sulla riduzione del danno d'organo cronico, proprio perché riduce l'emolisi e aumenta l'emoglobina. Ed effettivamente, questo è uno dei dati dello studio uscito su New England, in cui anche ai dosaggi intermedi c'è stato un aumento dell'emoglobina e quindi si crede a lungo termine una riduzione delle complicanze. Quindi di fatto, quali sono invece i trial che ci sono adesso attivi? A breve, diciamo, appunto l'induttore di emoglobina fetale che è l'ENDEC, col trial ASCENT 1, il mitapivat che è un attivatore della piruvato chinasi, l'FT4202 che anche questo è un attivatore della piruvato chinasi, e tutti questi tre, a differenza del trial del crizalizumab o del voxelotor, hanno multiple endpoints e quindi diciamo hanno obiettivo sia di far alzare l'emoglobina che di ridurre le crisi vaso-occlusive. Quindi a differenza dei primi trial hanno più obiettivi, quindi speriamo che siano farmaci più efficaci. L'inclacumab pure, e anche questo è un'anti-P-selectina, come vi dicevo, ma dato ogni 3 mesi, ed è poi in corso il trial pediatrico crizalizumab 2, 18 anni, perché ancora appunto non è stato approvato per i bambini più piccoli. Quindi vedete che sia come farmaci approvati che come farmaci in studio, e quindi però accessibili ai pazienti, abbiamo in Italia diverse opzioni. Ovviamente, ma ne parlerà qualcun altro, abbiamo le opzioni curative che sono gene therapy, gene editing e il trapianto di midollo, e quindi questo risponde al terzo punto. Ma che cosa porterà la scienza? Credo che il quarto punto cruciale sia un ruolo ancora più centrale del paziente nella terapia multimodale, nell'anemia falciforme, così come nella talassemia. E un esempio di questo, vedete l'importanza che assumono i patient reported outcomes, cioè tutta una serie di misure, diciamo così, che dipendono da come il paziente si sente, non da come il medico pensa che il paziente si debba sentire. E mi è piaciuta molto questa frase sul sito della rivista: insieme creiamo un futuro in cui la prospettiva del paziente è determinante
per la ricerca, la cura e le politiche sanitarie. Quindi questo credo per tutti voi è una sfida enorme, perché se uno ha una voce, ovviamente deve saperla, deve avere dei contenuti. Ma questa voce deve essere anche dei bambini e come diciamo così rappresentante di una società pediatrica lo credo ancora di più. E mi è piaciuta molto questa notizia pubblicata da il mio amico libanese Miguel Aboud su Facebook di un seminario organizzato a Beirut sui diritti dei bambini dalla scuola di specialità in pediatria. Che cosa pensano i bambini con malattie croniche, gli adolescenti della loro malattia e delle cure che ricevono? Ho una voce, ma ho anche una scelta. Credo che questo sia diciamo un interrogativo importante per i genitori dei bambini, per noi pediatri, ma anche da porre ai bambini e agli adolescenti stessi, che noi in tempi di scenario terapeutico che cambia siamo tenuti a informare e a coinvolgere in tutte queste conoscenze che stanno andando avanti. Quindi che cosa ci porterà la scienza in questi 8 anni? Sicuramente una maggior comprensione della malattia drepanocitica, maggiore capacità di fornire a tutti i pazienti minima standard di cura, adulti, adolescenti e bambini, nuovi approcci terapeutici e nuovi farmaci e un ruolo ancora più centrale del paziente nel percorso di cura. Quindi c'è bisogno di pazienti che siano informati. E mi piace concludere con questa immagine, che è un murales dell'iniziativa Blood Artis fatto sulla parete della nostra oncoematologia pediatrica, che raffigura il vissuto di 3 pazienti con malattia drepanocitica, con diciamo così il fulmine delle crisi vasoclusive che irrompe nella vita, la mamma e la figlia, perché è una malattia genetica ma c'è bisogno del supporto della famiglia per crescere, e i fiori con i petali a forma di falce che rappresentano la sofferenza ma anche la rinascita che può venire dalla malattia. Ed effettivamente queste sono 2 che hanno ispirato questo murales, e ringrazio tutti voi per l'attenzione. Grazie Raffaella, eccellente presentazione, grazie Maddalena, eccellente presentazione. Abbiamo così come prima sezione, diciamo così, esaurito la prospettiva futura, e abbiamo visto che stanno arrivando molte opzioni terapeutiche, ma che anche è necessario che sia la scienza che i pazienti collaborino insieme per migliorare non solo i propri orizzonti, ma per ottimizzare e anche imparare molto di più a conoscerci e a conoscere le patologie di cui stiamo parlando. Siamo degli strenui sostenitori della collaborazione, per questo motivo abbiamo voluto in questo webinar che fossero presenti entrambe le società scientifiche che hanno un coinvolgimento diretto con i pazienti con talassemia e anche con l'emoglobinopatia in generale. Oggi è la giornata della talassemia, ma la drepanocitosi non la possiamo dimenticare, perché sta diventando sempre un fattore sempre più incidente nelle nostre realtà e nei nostri centri. Grazie. Passiamo alla prossima sezione, siamo in grande ritardo sul programma, speriamo di riuscire a recuperare. La prossima sezione sarà, il titolo è il ruolo delle associazioni dei pazienti nell'azione per migliorare i servizi per le emoglobinopatie, quindi parleranno 2 relatori internazionali, 2 ospiti graditissimi. Il primo dei quali lo presento immediatamente è Riad Elbard, è il tesoriere della Thalassemia International Federation da numerosi anni, ovviamente un grande amico, ed è anche presidente della Fondazione per la Thalassemia del Canada, a cui lascio volentieri la parola. Riad, the floor is yours. Thank you. Thank you, Loris. Let me see if I can get the presentation right. Okay, thank you. Thank you for the organizers, especially Dr. Angela Iacono, to Loris and Catherine, who really worked hard on this, TIFF and the Italian associations for the invitation. Very pleased to be here with you today. So we'll start by talking about the role of the patient associations in advocating for the improvement of hemoglobin disorders services. So first I want to talk briefly about what
the role of these associations and the importance of it, it is well understood, and we know that there are significant differences in the delivery of healthcare throughout the world. However, the only one constant is the patient. So every country and every part of the world has different and unique healthcare systems. So the delivery of that care is not the same. But at the core of this healthcare, the recipient of that healthcare is the patient, and that's the constant. So if we keep focus on that, then we are doing the right thing. And I hope our job as advocates will keep focusing on the patient to make sure we are addressing the patient's needs. And that's is really different and difficult in many times. There's many challenges because it is based on various complex elements, socioeconomic and geographic issues, expected prognosis, meaning if the disease will progress into comorbidities, the family dynamics of the patient, the health literacy, and many other factors, such as recently we're finding with immigrants in North America and in Europe, that there are barriers of language and culture, which also affect health literacy. So these are the things that we are facing in terms of determining patients' needs. But overall, in the past three decades, the role of patient advocacy organizations, such as many of our organizations for thalassemia and sickle cell, has added an important new dynamic to patient care. It's become an important part of that component of delivering excellent or optimal healthcare wherever possible, and for improving that care. So the benefits for having this advocacy efforts from the patient associations, it's extremely important to have a complete understanding of the patient organizations' advocacy and how accessing their support services is a benefit to the clinicians, the researchers, and the patients. So they do benefit all these parts of the patient community and the clinicians and the researchers. The critical issues that I would say would be is a closer collaboration. What do they deliver by this advocacy is closer collaboration and partnership with the physician organizations, with the hospitals and health authorities in order to improve individual patient care and the quality of care that patients can deliver. What I mean here is that it's not always you are working to, you're advocating, you're trying to present a confrontation, but rather it's collaboration and working together, making sure you can work on getting the resources you need, because the doctors cannot go to the politicians, but the voters who are the patients, their families, their friends, their colleagues who are able to do that. And an example of that would be to have the standards of care or guidelines of care that you can have available across the country or even beyond. Now, working with physicians, physician organizations, such as the medical association in your country, or even the nurses, and collaborate with patient groups towards common goals and measure that impact of the advocacy group. So it's always also important to see what is the outcome, what is happening when you're having this collaboration. And at the same time, it's to increase the community-based participatory research, which meaning that you as patient organizations participate in the research, but at the well, sometimes you have a say on what that, if it's a social research, then you can have a say and work on that as well. Now, the important of patient association advocacy, it is well understood. Oh, sorry, I'm going back here. So the key roles for the patient associations in advocacy, and I think it should include these are a must. It's not only these, there's probably a longer list, is safeguarding patients from errors and incompetence and misconduct. This could include the blood safety. This could also include the safety of drugs and medicines available, making sure that the doctors are following treatment protocols. The other thing is patients' rights and matters of privacy, confidentiality, which we all fight for in many different aspects of life, not only in healthcare, and also informed consent, which is really important when there are new treatments or patients are enrolled in research. We have to make sure they are aware what they are consenting to or what they're agreeing to before they start.
And you as an advocate or a group of advocates, you are representing the patients and you are responsible for building the awareness on the disease and the issues that are affecting your patients and your patient population. Supporting and education of patients, families, and caregivers, and I think that's a very key and very important base for advocacy. Also patient advocates, whether you are a group or an association, a voice to the patients, their survivors, their caregivers, and as well, you are the person who can talk to the politicians and the regulatory world, you know, those who are responsible for making sure you have drugs approved in your country, or for example, EMA in Europe and FDA in the US, and here we have Health Canada, many branches of Health Canada actually, and healthcare providers, which are hospitals, the insurance, you know, the pharmaceutical companies and organizations of healthcare, the educational world. So basically having a good relationship with those who are responsible of providing accurate information on the disease and all aspects related to that, and the medical and pharmaceutical research communities. So really, your advocacy is also building relationship and working with these, making sure all the wheels are turning in the right direction. The next thing is, I find usually the most difficult element, and it is a most critical component for successful advocacy, is engaging the patient community and patients and families participating, even their, you know, the supporters, the leaders of the advocacy. They all have to work together on assessing patient needs and to determine the challenges and barriers to accessing optimal care. And these activities, you know, these participations is highly valued, and we require the engagement of patients. When you have, if your organization is doing a patient or family survey questionnaire, we need you to participate as patients. We need the doctors to encourage the patients and the patients who come to the clinic to participate on these surveys, because we need to have the input directly from the patients. And also when you have issues, you have to have open discussions and dialogues, such as town hall meetings or virtual meetings, to engage the ones who are impacted the most, the patients and their families, on these discussions and give their opinions right there. And also patients and family focus groups. And we find this very helpful when you are working on patient input for access to drugs. You really have to hear real life stories, real evidence that is experienced by the patients. Again, letter writing campaigns and meeting with legislative representatives. These are the things we need to have the patients do it and their families. These cannot be done by the doctors or the organizers, or the leaders of the organizations themselves. We need numbers. We need the patients to go and talk to their politicians and their political representatives. And also identifying the care, the gaps in the care and the major barriers to access. We need to hear the individual stories, the, you know, self-advocacy that patients need to work on. So we find viable solutions as well through expert consultation and collaboration with healthcare teams and key decision makers by gathering this input and presenting it to these key decision makers, because you want to present them factful information. We are working currently on an ongoing project, which is basically to empower and patients through education and engagement. And what we have done is the goals of that is to provide thalassemia patients and families through all their stages of life, if they are 3 years old, 4 years old, or 50 years old, the education in related to their treatment, information, skills, and strategies to enable them to maximize their quality of life. And this is really key. The associations should do it, and the patients should participate on education, learning, finding skills, exchanging information with one another, and engaging patients and families with communications, dialogue, support, hosting events such as the one we have today. These are really important. And empower the thalassemia patients and families to be partners of decision in decision making for their own healthcare and treatment options. Quite often we find patients and families not able to make the decision, or they just follow what the doctor has recommended. And also we try to reach out to families and keep them, connected to the organization for future times. Now,
some of the key strategies or areas that you can focus your advocacy on is it is you as a patient organization, you are the voice for patients across your country. You are you have the obligation to act on their behalf. You have to present their best interest. The patient support organization should also continue to coordinate effort with longstanding solid collaborators, whether it's your doctors or other organizations to work specific common goals. For example, if you're a thalassemia association, it's really important to work with the sickle cell groups and the sickle cell associations and other groups. We like to focus on these areas, which is to increase awareness on thalassemia and hemoglobinopathies, access to standardized comprehensive care for all patients, access to innovative and new therapies. And this is really important with the new therapies on the horizon, especially the gene therapy and the ones we just heard about, such as luspatercept, reblozyl, or any other new therapy that's coming up. So empower and educate patients on self-effective self-advocacy. We want them to be able to advocate for their own as well. We have done some successes. We've had successes in Canada. We were going through a challenge of having an adult care program in Toronto. Children were becoming adults and have nowhere to go. And the adult program was capped at some point, which was a disaster. So that prompted us to actually work on developing the guidelines for the care of patients with thalassemia in Canada, which was actually based on the TIF guidelines and the UKTS standards of care with some help and guidance from Chris Sotirelis, who's on this webinar today. And we also have drugs approved. We had Ferriscan approved back in 2005, X-Jade, Ferriprox, Jade-Nu, and recently Reblozyl. And also we've established an adult program in Toronto, which has been going very well from 2010, actually is more or less now a model of care, and a lot of other centers are trying to set up similar care models for their own clinics. And additionally, recently we had 5 hemoglobinopathies clinics in Ontario getting more resources that are needed to expand their services, and at the same time, possibly establishing a hemoglobinopathies clinic in Mississauga, which is a city near Toronto. Our partners, we work with TIF, of course, for many, many years, Canadian Blood Services and HEMA Quebec. These are the blood agencies in Canada and the Canadian blood system, I should say, and Canadian Organization for Rare Disorders, Network for Rare Blood Disorder Organizations. This group is like the hemophilia, aplastic anemia, immune deficiency groups, and many others. Canadian Hemoglobinopathies Association, and that's really the medical experts on hemoglobinopathy in Canada. And sickle cell disease community, the various organizations that are here. We started working with them from way back 2001, probably even before that. And recently we were able to get a bill passed through the legislation in Ontario and the biggest province of Canada, which is the Sickle Cell Disease Awareness Day and Thalassemia Awareness Day Act. And that was passed on, received royal assent on June 3rd, 2021. And it recognizes the May 8th as Thalassemia Awareness Day and Sickle Cell Disease Awareness Day on June 19th. And as I mentioned, we are working together on the resources for the 5 clinics in Ontario and the new clinic as well. Again, we partner with the Canadian Organization for Rare Disorders. Unfortunately, we don't have a strategy for drugs for rare diseases in Canada yet. That's a big shame on behalf of our government. The other thing is the Network for Rare Blood Disorders. Again, as I mentioned, we work together on blood safety, learning from one another, and developing skills in healthcare advocacy. We really learn a lot from the other groups and we exchange information greatly. Thank you very much again. And now we'll pass it to Miltos, I believe. Loris, you'll do the introduction. Thank you, Riyadh. Grazie, Riyadh. Pregherei gli speakers per cortesia di cercare di rispettare i tempi, possibilmente, perché siamo molto in ritardo. È con grande piacere, comunque, come anticipato Riyadh, che do la parola a Miltos Miltiadis. Miltos è un paziente, un insegnante, presidente dell'Associazione Cipriota per la Talassemia, che
svolge il ruolo della la seconda parte di questa presentazione, se Mariade. Miltos, a te, grazie. Thank you so much, Loris, and thank you for the invitation. I'll try to be as quick as I can. Give me a second to upload my presentation. I'll skip some slides so we can be faster. Is that okay? You can see that? Yeah. Okay, thank you so much. So as Ilya said, we have specific targets. We have to increase the awareness and the blood donation, the comprehensive care for the patients, the access to new therapies, and of course, the patient education. Now, thalassemia is a massive burden to cope with by itself alone. So the people with thalassemia are facing multiple but common problems, and therefore the thalassemia patient associations are in front of multiple challenges in order to support holistically the patients. Here in Cyprus, we identify the main challenges we have faced. And these are securing high quality healthcare services and enhancing patients' public acceptance and integration, supporting a screening and prevention national program, securing blood efficiency and safety, delivering psychological support to the patients, securing patients' rights and benefits, educating and informing the patients, preparing and promoting policies, and supporting the thalassemia centers. In order to face all these challenges, you have to connect with your stakeholders and make strong relationships with a big number of stakeholders. The Cyprus Thalassemia Association has developed a relationship with multiple stakeholders in Cyprus and abroad, going from clockwise, Thalassemia International Federation, the Blood Enlightenment Committee that was founded in Cyprus decades ago, Greek Thalassemia Association, the Cyprus Alliance for Rare Disorders, the Patients Association in Cyprus, the Cyprus Institute of Neurology and Genetics, the Thalassemia National Committee, the National Health System Authority, HIO, the National Hospital System, OGB, the Blood Center, the ministries, and many other stakeholders that you have to connect with. Milestones for Cyprus Thalassemia Associations are, I think you know most of them, so I'll just put it up on the screen for you to see. In the early years, we really had the opportunity to major steps in thalassemia in Cyprus. For some time now, we needed to move forward. And in the last few years, we managed to achieve some developments through the advocacy. And I'd like to share them with you. So our advocacy and recent achievements or developments in therapy and medical care here in Cyprus. We managed to increase through advocacy the number of physicians in the thalassemia centers, the number of nurses in thalassemia centers in Cyprus. There is a new thalassemia clinic in Larnaca. A government's decision, we have to have a government's decision for a new thalassemia center in Nicosia that's about to start being built. And we are on course for a new thalassemia clinic in Paphos. We have the unification and authentication of the blood center services, the molecular blood control, the reactivation of National Thalassemia Committee, which is a major milestone for us since from the reactivation of the committee became the National Strategy for Thalassemia that was approved this year. We had some restrictions on the deferoxirox chelation that were lifted in 2020. And of course, a task that we
we didn't manage to fully achieve the inclusion of every test, medicine, and service needed in the national health system, the new national health system. We were really close to finishing this up. In social welfare, we achieved the travel allowance for patients with thalassemia that visit and have blood transfusions in thalassemia center. We had an early retirement allowance at the age of 50 that was voted in 2020. And patients with chronic disease employment plan that was developed in 2019. And we are in negotiations with the minister for further support measures. And we have our own support programs as an association. We have psychological support programs with support of the Ministry of Health, a physiotherapy program with the support of the Ministry of Health. We have a discount scheme, member card. And of course, we have support centers and supporting officers in almost every province of Cyprus. We even give financial support whenever we feel that it's much needed. So planning ahead for the association, we would like to achieve in the following years to secure functional integration with the new national health system, the implementation of the new strategy for thalassemia in Cyprus, to secure adequate social policies for the people with thalassemia, develop a comprehensive support system by Cyprus Thalassemia Association for every patient in every province, and of course, to secure the financial and operational future of Cyprus Thalassemia Association. This might seem a little odd, but when you have a strong and educated and influential patient association, then you have strong advocacy and you have measurable improvement of patient care. So everything, as Riad said in the beginning, leads to the patient. Everything we do has to be focused on the target that is improving the conditions for the patient. And that's all for me. I hope that wasn't exceeding the time. I tried to be quick. Loris, back to you. Grazie Miltos e Riad per gli eccellenti messaggi che avete dato e dimostrato come le associazioni, lavorando in modo esperto e qualificato, riescono ad ottenere significativi risultati per i pazienti. Passiamo alla prossima sezione che è dal titolo Un advocacy efficace, come i pazienti possono partecipare in modo produttivo alle politiche sanitarie all'interno dell'Unione Europea. Qui dovrei essere relatore io assieme alla ad Eleni Antoniou, che è l'esperta di politiche europee del TIF, diciamo così. Ora proverò a condividere il mio schermo in modo che riusciamo a vedere le slide. Ok, mi auguro che possiate vedere le slide. Ok, allora, come possiamo giudicare la nostra attività di advocacy come pazienti? Tanto che cos'è l'advocacy? Perché in italiano abbiamo sempre qualche problema a tradurre i termini che importiamo dall'estero. Quindi l'advocacy sostanzialmente è un processo che cerca di mettere le persone, come dire, fragili in condizioni di esprimere le proprie opinioni e le proprie preoccupazioni, di accedere ad informazioni e servizi e di difendere e promuovere i diritti e le responsabilità. Quindi di essere in grado di valutare scelte ed opzioni. Sostanzialmente per far che cosa? Far sentire la propria voce su questioni che i pazienti ritengono importanti per loro, difendere e salvaguardare i diritti e vedere considerate le proprie opinioni e le aspettative quando soprattutto si devono prendere decisioni che riguardano la nostra vita.
Per fare questo è necessario sviluppare le conoscenze e cercare di migliorare sempre più, ma le conoscenze specifiche su fatti e numeri. Se noi vogliamo essere buoni avvocati di noi stessi, buoni cercare di tutelare le nostre comunità, i pazienti che devono essere tutelati, abbiamo bisogno, rimanendo nel nostro campo, sapere se stiamo lavorando a livello europeo, quanti pazienti con l'emoglobinopatia ci sono in Europa, quanti ce ne sono nella nostra regione, quanti ce ne sono nella nostra città, nel nostro ospedale, in Italia, quanti sono i pazienti, dove sono gli ospedali. Abbiamo una mappa dei pazienti, perché è una mappa degli ospedali che curano l'emoglobinopatia. Chi sono, quanti sono e dove sono i medici? Chi sono quelli... coloro che riteniamo, giudichiamo, siano qualificati a dare delle risposte pronte ed immediate ai bisogni dei pazienti. Perché dobbiamo accertarci se le cure siano disponibili dovunque o sono disponibili solo in certi posti. E dove sono disponibili hanno tutti gli stessi standard oppure hanno standard diversi? Hanno approcci simili o hanno approcci diversi? Quanti sono i nuovi nati con emoglobinopatia ogni anno? Che incidenza a livello nazionale abbiamo delle nascite delle persone con emoglobinopatie? E a livello europeo abbiamo questo tipo di informazioni? Perché se dobbiamo essere degli avvocati di noi stessi, abbiamo la necessità di conoscere nel dettaglio il terreno su cui ci stiamo muovendo. Quindi qual è l'età media dei pazienti, quali sono i loro bisogni, quali le preoccupazioni, quali sono le cosiddette unmet needs, i bisogni insoddisfatti, quali sono le difficoltà che viviamo ogni giorno. Dato per scontato che abbiamo acquisito una conoscenza di base di questi fatti e numeri che sono indispensabili, dobbiamo, per essere incisivi nel nostro lavoro di advocacy, considerare a che livello stiamo agendo. Un conto se agiamo a livello europeo o a livello internazionale, un conto se agiamo a livello nazionale, un conto se agiamo a livello regionale per noi italiani o se addirittura a livello di singolo ospedale. È importante capire perché sono diverse le strategie da definire a seconda del tipo di interlocutore che abbiamo. Se è un politico, se è un manager ospedaliero, se è un funzionario di un ente locale, e quindi dobbiamo definire una strategia e sviluppare un piano d'azione. E poi dobbiamo essere bravi e capire come pianificare e gestire le azioni che abbiamo deciso di intraprendere. E soprattutto agire non nell'interesse o essendo il portavoce di noi stessi in maniera autoreferenziale, ma rappresentando le opinioni della comunità che rappresentiamo. E quindi anche in considerazione del tipo di interlocutore che abbiamo di fronte, dobbiamo cercare di essere flessibili nel modo di agire e anche nel modo di relazionarci con gli interlocutori. Alcune volte è meglio accontentarsi di un piccolo passo piuttosto che sperare di fare un passo più grande e alla fine non ottenere niente. Dobbiamo essere accorti e sapere a che livello e in che modo conviene operare, sempre in rappresentanza della nostra comunità. Perché il ruolo dei pazienti è drasticamente cambiato negli anni. E queste sono, che vedete nella slide, sono delle pubblicazioni su riviste scientifiche, British Medical Journal, cioè le riviste scientifiche si stanno occupando ormai da diversi anni del ruolo dei pazienti, perché è chiaro che il ruolo dei pazienti è cambiato negli ultimi anni e come è cambiato lo vediamo e lo testiamo direttamente grazie al tipo di non solo di influenza che abbiamo in certi contesti in cui agiamo, ma anche perché il mondo esterno, le comunità scientifiche, come in questo caso, si accorgono di noi. Questi articoli su come i pazienti sono partner nello sviluppo dei farmaci per le malattie rare, come
il ruolo dei pazienti si espande da passeggeri a copiloti. Prima i pazienti erano considerati il focus di un'azione medica su cui il paziente non aveva voce in capitolo. Ora il paziente prende le decisioni assieme al medico riguardo alla sua cura. Come i pazienti sono coinvolti nella ricerca, eccetera. E qual è il ruolo, se c'è un ruolo dei pazienti all'interno degli enti decisionali? Ad esempio, all'interno dell'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, i pazienti partecipano a pieno titolo, in forza di leggi in vigore in Europa, all'interno del COMP, che è il Comitato per i Farmaci Orfani, all'interno del PDCO, che è il Comitato per i Farmaci Pediatrici, all'interno del CAT, che è il Comitato per le Terapie Avanzate, e all'interno del PRAC, importantissimo perché è il Comitato per la Farmacovigilanza, obiettivo sul quale i pazienti devono focalizzare parte della loro attenzione, perché noi stiamo vedendo quanti farmaci innovativi stanno arrivando, dobbiamo chiederci come funzionano e dobbiamo chiederci se funzionano bene per noi. Quindi dobbiamo sorvegliare, essere molto attenti a sorvegliare il funzionamento di queste nuove terapie che arrivano. Questi sono organi decisionali dell'Agenzia Europea del Farmaco. I pazienti qui decidono, ci sono e votano. All'interno di EUNETA è la fase successiva all'approvazione del farmaco, è l'organismo europeo delle agenzie cosiddette di HTA, dell'Health Technology Assessment. In Italia abbiamo fatto degli specifici webinar di formazione con la Fondazione su questo argomento dell'HTA. E qui i gruppi di pazienti vengono richiesti per le valutazioni complessive. All'interno dell'FDA americana, non ci riguarda strettamente, ma di nuovo esistono dei comitati che coinvolgono i pazienti nei processi in questo caso non sono processi decisionali, perché i pazienti non hanno un ruolo decisionale all'interno dell'FDA, della Food and Drug Administration americana, ma hanno un ruolo di supporto e di suggerimento alle decisioni che devono prendere. E poi all'interno dell'Europa c'è una direttiva del 2011 che ha stabilito questi European Reference Network, le reti europee delle malattie rare, in cui i pazienti, grazie agli addendum del 2014, hanno un ruolo di coinvolgimento essenziale e alle cui decisioni sono chiamati a partecipare. Ovviamente tutto questo delinea la necessità per il paziente di diventare esperto, ma quello che noi solitamente chiamiamo expert patient oggi ha una definizione diversa rispetto alla definizione di paziente esperto che si intendeva una volta. Una volta il paziente esperto era colui che conosceva molto bene la sua malattia e riusciva ad interloquire col suo medico per trovare le migliori condizioni per la cura della sua salute. Ma oggi il paziente esperto si dà per scontato che conosca bene la sua patologia, ma deve conoscere anche come esercitare la propria esperienza, il proprio expertise, e lo può fare grazie all'acquisizione e allo sviluppo di conoscenze di quelli che sono gli strumenti oggi disponibili, legislativi, etici, normativi, che favoriscono la centralità del paziente in una ottica odierna, e li sanno utilizzare con appropriatezza. Quindi, a seconda del livello, a seconda dell'interlocutore, posso usare uno strumento piuttosto che un altro e lo so far valere esattamente per quello che mi può dare in beneficio. Inoltre, il ruolo fondamentale dei rappresentanti dei pazienti nelle organizzazioni è quello non solo di garantire per se stessi il miglior approccio e la miglior cura possibile, ma quello è un dovere morale, che è quello di intervenire a tutela delle persone che sono più fragili, che a parità di condizione fisica
non hanno, non possono usare strumenti idonei a tutelare i propri diritti. Per diversi motivi, perché magari non hanno avuto la fortuna di accedere all'istruzione, perché magari vivono una realtà marginalizzante, per molti motivi. Ma queste persone sono quelle che hanno più bisogno di essere tutelate. E quindi il ruolo di questa figura, diciamo così, di paziente esperto, ma possiamo dargli anche un altro nome, patient advocate, possiamo chiamarlo come vogliamo, non importa, quello che importa è la sostanza, non la forma con cui veniamo definiti. E la sostanza è proprio quella, intervenire a tutela di persone che sono più fragili di noi e che non sono in grado di tutelarsi da sole. E questo credo che sia significativo. Lascio ora la parola ad Eleni Antoniu, che è l'esperta di politiche della TIF, per questa seconda parte di presentazione. Good afternoon, everyone. So we continue with the same presentation. Thank you so much, Loris and Caterina, for organizing this very interesting meeting and this very successful event, because everything that has been said is very targeted and to the point. So I think that now it's clear that expert patients, patient advocates actually represent, mobilize the community and empower their peers, their fellow patients. And they are very active in four different areas. So we have policy. It is very clear now that patient priorities and knowing where to go is very important for patient advocacy. Capacity building and education, peer support, and research and development. So now that we have seen why it is very important to focus on advocacy and how advocacy has actually changed lives, as Miltos has well clarified some minutes ago, and now that we know what is needed, according to Loris, it is very important to see how we can go from national advocacy to EU advocacy and beyond, where to look at, how to do that. And this is actually the aim of my intervention today. And thank you so much. Next slide, please. So it is very important to understand that each patient has a voice and each voice has power, and that the only way to actually find your voice is to use it. And not only use it alone as one, because the voice of one equals the voice of none. So it's very important to find the family, be part of the family, and be active in your family, the global family. And we are lucky because the Thalassemia International Federation has a very expanded family of 232 associations in 68 member countries. So you're not alone and your voice is not one. You are just one voice in a map, a global map of many different voices coming from different countries. And of course, in Italy, you have the privilege of having the expertise and experience of so many years of excellent clinical management, top researchers. And of course, you know what best works for the community, and you have the power to change things for the better. Next slide, please. So knowing the territory is the first, the cornerstone of patient advocacy at the EU level. So if we understand how the EU works, how the bodies work, we can see where the place of patients is, where each patient can actually intervene, but not alone, through the national associations and through TIF that represents the EU-based associations, thalassemia associations at the EU level. And as you can see, we have the decision triangle comprising of the European Commission, the Council of the European Union, and the European Parliament. And what is very, very important is that the Council of the European Union is actually the body of EU member states, whereas the European Parliament comprises of people we elect from our countries, from our member states.
the European Commission is special because it is the only body that acts for the benefit, for the interest of Europe and the European Union as a whole, and the only body that actually gives the floor directly to patients. So this is something to have in mind when working at the European level. Where the orange asterisk is, I have tried to note down the different bodies where you can exert influence indirectly through your national associations and through TIF. So it's very important to know how to do that. So if you go to the right diagram, to the right side of the slide, you will see that national advocacy is very powerful in the European Union and at the European level as well. Because if you know and have power at the national level, you can actually promote your agenda at the parliament, the national parliament, at the representatives of your country, of Italy, at the European Parliament, and you can actually provoke changes for the benefit of the Italian community and the European community as a whole. So it's very, very important at the same time to work in Italy at national level, because it is actually the only way to penetrate in Europe and the European Union. And it is very clear through these diagrams. Next slide, please. So how do we actually work at the European level? What can we do as patient advocates and expert patients? So the first focus is on the European Commission. That is the only body that gives us the floor directly. It is because there is no filter, there is no national filter, no national interests. Here we only have the EU interest and the European interests. So we, as patient experts and patient advocates, we can actually channel the voice of our community through the online public consultations to the European Commission. So the European Commission, when adopting different legislation, regulations, and directives that concern us or the public health sector, we have the floor. We have a voice. We have a very powerful voice, and we need to use it, of course. And of course, there are many activities that directly involve us as patients. So as Loris has said and clarified, we have the European reference networks. Our network in this family of 24 networks is the EuroBloodNet network that focuses on rare anemias and rare blood disorders. So in that network, in EuroBloodNet, we have and a small group of patients working for different disease areas. And here, Loris has been working for a few years. I think three or four, Loris, you will correct me afterwards, to ensure that the patient voice is heard and that the European family of thalassemia is heard in the European reference networks. Of course, as patient experts, we may participate in EU-funded projects that actually run under different programs. I think that you all know the EU for Health program, the Erasmus Plus, Horizon, the European Social Fund Plus. These are programs that encourage the participation of vulnerable groups and especially patients. So this is something to have in mind when you are active, and this can actually be beneficial for the whole Europe and the whole family in Europe. And of course, the EUNET HTA, which has just stopped its actions. It's inactive now because we have a new HTA regulation coming up. And we are now working on how to make the patient's voice being heard at that level. And at the HTA regulation, the national level and the European level during the different health technology assessment processes. So when we know the territory, we know where the problem is, where the needs are, and where the patient needs to have a floor to express their opinion and different aspects
and approaches on a several on a huge array of topics, as Loris has said previously. Next slide, please. So it is important to understand that the European Medicines Agency is an agency of the European Commission, working under the European Commission with the mandate to implement a work program, a work plan for the European Commission. That work plan has to do with medicine. So it is the body that actually assures that the medicines we receive as European citizens are actually safe and efficient. So this body is very important for our community because it is the body that safeguards patients, patient safety above all, and of course, policies need to incorporate patients in all aspects. So in this diagram, we can see how patients can actually participate at the European Medicines Agency. They can review documents that are destined and addressed to the public. They can actually be part of the regulatory procedure and participate actively in different working groups and committees of the European Medicines Agency. And through TIF, Loris, Michael, and Lily Cannon from the TIF office have actually represented patients for the last few years through the Committee for Orphan Medicinal Products, and of course, the very important Patients and Consumers Working Party. So I think there is a problem with the changing of slides, but we're okay. So let's now refer to, okay, we're on the good slide. Let's now just mention how patients can do more than that. And when I say more than that, there are ways, there are always ways to utilize the different bodies that exist, even if they don't give the floor directly to patients. So the European Committee, a European Economic and Social Committee has created the European Citizens Initiative that allows us, if we gather 1 million signatures, to actually change the different regulations. So this is something that we as expert advocates need to know. And of course, we also need to know that in the European Parliament, there are various interest groups, including one on patient safety, one on access to novel therapies. And right now, as we're talking, we are working with the European Alliance for Transformative Therapies, as TIF, to promote the creation of one for access to ATMPs, to advanced therapies. So this is work in progress, and this is how we can be creative when working at the EU level. Next slide, please. So to sum up, because I'm very conscious of time, I know that we are already late. At the European level, we need to work simultaneously from the bottom and up and from the top down. So the thing is that we as a federation cannot work without your voices. And this is a clear message and an action task for everyone. We want you to tell us what to do, what is happening in your countries, what the problems are. But at the same time, we want you to be very active at the national level, because at the national level, change starts. And we want positive change. And if there is no pressure being exerted from the above and from the down and up, we cannot bring changes. Nothing will change. So we need your help as TIF, and you are the ones guiding us on what we can do best for your country, for your community, and Europe as a whole, and the whole world in general.
to expert patients, because I feel the need to say that, must identify and report unmet needs to TIF to us, because we have access as a global, very strong voice to the different bodies at the international level, and we can help your voices being heard. So we need your help, we need your support, and of course, we are very powerful together. And as we always say, unity is our strength. Thank you, Loris. Grazie. Grazie Eleni per questa illuminante presentazione. Andiamo avanti, sempre specificando che siamo molto in ritardo, per cui chiedo nel limite del possibile di contenere, di rispettare i tempi almeno il più possibile, anche perché sennò restano poi pochi, veramente pochi minuti per la discussione. Quindi la prossima presentazione sarà di nuovo condivisa tra Tommasina Iorno, che è una paziente esperta, collaboratrice già della Fondazione Italiana Giambrone per la guarigione dalla talassemia, ma non solo, ex presidente di UNIAM, ha avuto molti incarichi nella sua attività come volontaria e come rappresentante dei pazienti, ha molti altri ruoli che non li sto ad elencare tutti, e condividerà la sua presentazione assieme a Maria Antonina Sevis, che attualmente è presidente di Talassazione Onlus Sardegna. A voi il terreno per parlare. Grazie Loris, e grazie innanzitutto a Talassemia International Federation e alla Fondazione Giambrone per aver organizzato questa... Scusate, abbasso un attimo il volume, ecco perché altrimenti... Perfetto, scusate. Per aver organizzato questa giornata in celebrazione anche della giornata mondiale della talassemia. Quindi diciamo che oggi tra tutti i miei ruoli vorrei essere semplicemente un ruolo da volontaria, sempre a disposizione della comunità e dei pazienti, per quello che ho potuto sia in passato che anche attualmente trasferire un po' questa esperienza ai giovani, i giovani per cui, così come nel mondo medico abbiamo bisogno di un turnover generazionale, credo che anche nel mondo della rappresentanza dei pazienti abbiamo bisogno sempre di più noi, come dire, già attempate persone, essere affiancati da giovani leve. Ecco, volevo precisare che probabilmente ci saranno anche delle cose che voi avete già sentito in questa presentazione, ma cercheremo di semplificare il più possibile io e Tonina, e anche cercando di stringere un pochino i tempi visto il ritardo che abbiamo accumulato. Allora, naturalmente, scusate, problema con... Ok. Naturalmente quello che noi abbiamo sempre detto per rappresentare i pazienti, secondo me, nei passaggi ineludibili dobbiamo sicuramente affrontarli insieme. Si nasce appunto da pazienti e quindi vivere una condizione, chi meglio di noi può dare questo valore all'esperienza, chi meglio di noi sa esprimere le fragilità e chi meglio di noi sa che siamo degli individui da tutelare. E si passa poi ovviamente a una condizione di essere paziente consapevole e quindi vivere la propria condizione con consapevolezza. Io e Tonina abbiamo scelto di non dichiararci dei pazienti esperti proprio perché crediamo nella consapevolezza della nostra condizione più che di un'esperienza oppure di un'esperienza tecnica a cui a volte vogliono omologarci anche le stesse istituzioni. E credo che noi sappiamo anche con i nostri ruoli, anche con il nostro background culturale, sappiamo esprimere quali sono le nostre fragilità e sappiamo esprimere bene quali sono le nostre condizioni da tutelare. Quindi riteniamo che dobbiamo essere semplicemente protagonisti della propria condizione di salute, essere in un percorso di cura, esprimere proattività, quindi a volte anche essere propositivo proprio verso il proprio medico, proprio il proprio centro di cura,
capita a volte anche di dover condividere alcune situazioni, alcune terapie, quindi essere consapevoli di questo non è forse una condizione per tutti. Noi abbiamo assistito in passato anche agli approcci paternalistici dove anche il medico sapeva sempre in tutte le condizioni, sapeva che cosa doveva fare per il paziente, mentre invece adesso io direi che possiamo semplicemente dire forse condividiamo insieme l'approccio. Ecco, essere poi il successivo passaggio a essere paziente consapevole e cercare di interpretare anche il ruolo di essere rappresentante locale. Quindi anche qui condividere la propria condizione con la comunità di appartenenza, essere un buon ascoltatore dei pazienti, perché molte volte anche noi abbiamo la presunzione di dover rappresentare i pazienti e sappiamo già quello che dobbiamo fare per tutti. Invece porsi nella condizione di ascolto forse è la miglior cosa per diciamo collettare tutta la comunità dei pazienti ed esprimere poi quelle che sono le necessità che naturalmente vanno filtrate un po' dai disagi, perché molte volte abbiamo dei disagi a cui non possiamo rispondere noi direttamente ai pazienti, ma dobbiamo cercare ed essere capaci di orientare i pazienti dove ci sono professionisti che possono anche supportare ed aiutare in questo senso i pazienti. Per cui ecco, questo è quello che noi dobbiamo assolutamente cercare di comprendere per poi trasformarli in necessità, queste necessità appunto in azioni costruttive, anche a volte proporre delle soluzioni. E come si diceva poc'anzi, anche essere partecipi di un sistema e cercare di capire quali sono i nodi del sistema per far leva e per cui avere delle azioni poi, come dire, pressappoco risolutive per le necessità dei pazienti. Fino a che poi si deve sfociare in una rappresentanza nazionale, poi voi avete già espresso quella europea internazionale, quindi essere rappresentanti nazionali vuol dire anche avere una capacità di mediare nelle varie comunità locali, a volte dico anche cercare di fare benchmark. Cosa vuol dire? Trasferire da una comunità locale ad un'altra le migliori pratiche possibili e cercare poi di mettere a fuoco le criticità per cercare di metterle in una maniera così oggettiva, obiettiva, per essere poi tutti insieme a un livello nazionale e risolvere le questioni. Quindi vuol dire anche avere la capacità di differenziare i sistemi locali dai sistemi nazionali. Conoscere queste differenze non è, come diceva anche poc'anzi Loris con Eleni, non sempre si è a conoscenza di molti meccanismi, di molte normative a livello sia internazionale che europeo e nazionale. Individuare poi ovviamente i percorsi dalla norma nazionale all'attuazione locale, questo è un compito del rappresentante nazionale, come far calare nel territorio questa norma mettendola appunto a conoscenza della comunità locale e poi agirla anche a livello locale. Sapete benissimo che noi in Italia abbiamo le varie regioni a cui è stato, attraverso la riforma del titolo quinto, è stata affidata l'assistenza sanitaria. Quindi sono le varie regioni poi che si devono occupare localmente di recepire in delibera, in determine regionale, qual è quell'assistenza che viene data dalla norma nazionale. E questa differenza è stata abissale per tutti quanti noi, per cui ci siamo ritrovati ad avere anche delle differenze, anche nella somministrazione dei farmaci, per esempio. Giusto per darvi un aneddoto, l'Emilia Romagna ha il prontuario farmaceutico, il prontuario dove vengono, quello locale, quindi regionale, dove vengono appunto sanciti tutti i vari passaggi per avere il farmaco a livello locale, mentre la Regione Lombardia non ce l'ha. Quindi quando c'è un'autorizzazione direttamente dall'ente regolatorio AIFA, viene naturalmente dato in somministrazione al paziente con la prescrizione medica. Questa differenza, che per alcuni può essere un limite, io molte volte penso che possa anche essere un benefit, perché si forma una commissione a livello regionale dove si parla anche di appropriatezza del farmaco, e non è una cosa da poco l'appropriatezza, perché abbiamo visto come non tutti i farmaci sono per tutti i pazienti e questa distinzione dobbiamo assolutamente comprenderla.
Poi a questo punto direi che i rappresentanti nazionali devono essere in grado di orientare i rappresentanti locali nelle varie vicissitudini della comunità locale e saper bene quali sono gli interlocutori locali. Quindi orientare il paziente vuol dire a volte attenzione a non essere subito rivendicativo, perché non è detto che il tuo diritto sancito a livello nazionale possa essere in qualche modo interpretato a livello locale in altro modo, e quindi ragioniamo insieme. Sapere individuare appunto gli attori del sistema vuol dire avere anche avuto in passato esperienze di capacità relazionali, sapersi porre, ma sapere anche individuare qual è l'interlocutore per quella determinata tematica. E poi intraprendere prima un percorso tecnico e poi politico. Ci è capitato, ahimè, nella storia che a volte interpellare prima il politico ha fatto forse più danni per la comunità che piuttosto che fare un percorso tecnico condiviso, tavoli tecnici, formativi con tutti gli attori del sistema e portare poi sì la politica a una condizione di deliberare e di legiferare. Ecco, io ho finito qui e volevo passare la parola a Maria Antonina Sebis, che ha condiviso con me questi minuti proprio per darvi un esempio di che cosa vuol dire collettare una comunità locale e agirla. Grazie e passo la parola ad Antonina. Buonasera, ringrazio la Fondazione Il TIF per questa importante occasione, in modo da, diciamo, entrare anche noi a far parte nel mondo internazionale della talassemia. E oggi abbiamo sentito tante, tante relazioni, tanti input, tanti stimoli e tante sfide. La sfida che ci viene lanciata a noi rappresentanti di associazioni in Sardegna, ci porta a pensare che il nostro lavoro è solo a metà del percorso, perché abbiamo fatto una riflessione tempo fa, abbiamo deciso tutti insieme, rappresentanti delle diverse associazioni, di riunirci in un'unica associazione, sotto, diciamo, il cappello di tassazione. Perché ormai era chiaro che continuare ognuno per la sua strada non ci avrebbe portato a nessun risultato soddisfacente per la comunità regionale che volevamo rappresentare. E quindi siamo partiti anche dal nostro background personale, dal nostro bagaglio personale, che ci ha permesso di mettere in gioco tutte le nostre competenze, tutte le nostre capacità, tutti i nostri, diciamo, attitudini e talenti a beneficio e a servizio della comunità sarda. Questo poi è avvenuto anche nelle due direzioni, cioè locale e anche nazionale. Ma andiamo per passi. Talassazione rappresenta 1.600 pazienti, 1.600 famiglie, quindi, e coinvolge 14 luoghi di cura. Ciò significa che noi adesso, essendoci uniti come unica associazione regionale, abbiamo anche un altro peso da far valere a livello, diciamo, politico per risolvere le problematiche che affliggono la Sardegna da diverso tempo. Primo fra tutti, sicuramente la terapia principe della talassemia diciamo, la terapia trasfusionale, perché noi purtroppo viviamo dei momenti in cui la terapia trasfusionale è molto trascurata, in virtù del fatto che essendo presenti 1.060 persone che con la talassemia necessitano di continue terapie trasfusionali e tutto quello che è il percorso migliorativo che la medicina in Sardegna ha fatto, grazie a Dio, ciò comporta che la regione Sardegna, benché sia tra le regioni più virtuose nella donazione del sangue, in realtà non è mai autosufficiente e ogni anno debba, diciamo, importare dalle altre regioni tramite delle convenzioni circa 26.000 sacche. Cosa vuol dire questo per noi? Che periodicamente, e anche sta risuccedendo di nuovo, come è successo l'anno scorso, invece di avere un diritto, diciamo, esigibile alla terapia trasfusionale, in realtà ci ritroviamo ad avere un regime trasfusionale insoddisfacente, che ha delle conseguenze sul nostro, diciamo, sulla nostra qualità di vita, sulla nostra qualità di cura,
c'è tutto quello che facciamo, perché quando ci manca il sangue, non lo devo dire a voi, è come se ci mancasse l'ossigeno. Quindi noi abbiamo studiato per un anno come risolvere questo gravissimo problema, perché era diventato ormai un dramma, una situazione drammatica. E allora abbiamo ragionato, noi non siamo solo persone fragili da tutelare, siamo anche cittadini. E chi sono coloro che tutelano per prima i cittadini? Sono i nostri sindaci. Noi siamo cittadini sardi e i nostri sindaci sono le prime persone che ci devono tutelare, il primo ente. E quindi grazie alla collaborazione di alcuni componenti del consiglio direttivo siamo riusciti a entrare in contatto con l'associazione dei comuni sardi, l'ANCI Sardegna. Abbiamo esposto il nostro problema, abbiamo documentato dettagliatamente qual era la situazione, quali potevano essere le possibili soluzioni e le possibili azioni, e abbiamo avuto, diciamo, il riscontro positivo da parte dei nostri sindaci, che hanno elaborato un documento che hanno rilanciato questo invito, questa mozione a tutti i comuni della Sardegna affinché si facessero e si facciano azioni concrete a beneficio della sensibilizzazione della donazione del sangue, a beneficio dell'educazione alla cultura del dono fin dalla più tenera età. Azioni efficaci, sensibilizzazione e informazione sulla donazione del sangue e anche sulla talassemia. Poi abbiamo pensato, ma qual è lo step successivo? Come ha detto Tomasina, in Italia la salute ormai è affidata, la tutela della salute è affidata alle regioni. E quindi noi abbiamo interloquito, perché abbiamo sempre questa capacità interlocutoria e collaborativa, più volte con l'assessorato alla sanità. Però non abbiamo avuto mai nessun riscontro. Quindi i nostri primi rappresentanti responsabili della tutela della nostra salute sono i consiglieri regionali della Commissione della Salute, e noi li abbiamo coinvolti andando in Commissione Sanità e interloquendo con loro dettagliatamente, esponendo le problematiche, ma siamo stati anche bravi a dare delle possibili soluzioni. E noi abbiamo chiesto, ci siamo appellati a loro perché intervenissero. E la Sardegna è sempre stata una delle regioni che ha avuto i migliori specialisti nella cura della talassemia, che lavoravano all'ospedale microcitemico Antonio Cao, che ricorda appunto il fondatore, il padre della cura della talassemia, il compianto professor Cao, e insieme a lui il compianto professor Galanello. E abbiamo chiesto che l'ospedale microcitemico torni ad essere, abbia le risorse umane e strumentali ed economiche ovviamente, per essere tornare ad essere un'eccellenza internazionale dove si curi la talassemia, a beneficio sicuramente dei cittadini sardi, ma di tutta la comunità, perché poi quando si partecipa autorevolmente a protocolli internazionali sperimentali, il beneficio a caduta è per tutti i popoli. E questo per noi è stato, diciamo, un grande risultato, però non è finita lì. Noi dobbiamo vigilare, quindi adesso stiamo incontrando le direzioni aziendali, le direzioni generali delle ASL, incontrando i diversi 14 luoghi di cura. Dico luoghi di cura apposta perché ogni termine va pensato, meditato, perché ha un peso e una sua funzione. E ci sono luoghi di cura come il microcitemico, dove afferiscono oltre 480 pacienti, 500, 520, dipende dai periodi e dai flussi. E ci sono piccoli luoghi di cura dove ce ne sono solo 6. Ci sono pediatrie, ci sono ematologie, ci sono centri trasfusionali, c'è un centro dedicato che è quello appunto del microcitemico, però ci sono 14 luoghi di cura dove afferiscono 1.060 pazienti per fare le trasfusioni, 1.600 pazienti per ricevere le cure adeguate per le loro emoglobinopatie. Quindi adesso stiamo facendo il secondo step, ossia andare a vedere nei territori come sono curati i pazienti, come si sentono presi in carico. E anche lì dobbiamo essere capaci noi di filtrare, come ha detto benissimo Tomasina prima, qual è, diciamo, uso un termine semplice, la lamentela, piuttosto qual è sia il vero problema. Perché lì bisogna anche stare molto attenti a capire che cosa succede in un centro. Come sono organizzati questi centri? I pazienti hanno a disposizione adeguati spazi,
hanno a disposizione adeguati presidi, hanno i lettini, sono in day hospital, sono ambulatoriali. Vedete, è un mondo che ci passerà la nostra vita a cercare di capire che cosa sta succedendo. Però posso dire una cosa con grande gioia, che noi siamo un bel gruppo coeso, composto da un consiglio direttivo e da portavoce di tutti i territori, e la più grande gioia è quando riusciamo a risolvere il problema di qualche centro, di qualche famiglia o di qualche bambino. Ed è lì la vera fatica, continuare a lavorare in questa direzione per il bene di tutti, perché siamo partiti con l'idea che l'associazione non è del presidente. L'associazione è uno strumento a disposizione di tutta la comunità della Sardegna, tassazione di tutti i pazienti sardi a disposizione delle loro necessità. Il consiglio direttivo è a servizio e devo dire anche che stiamo ottenendo anche un buon riscontro politico, diciamo così, perché è partita una campagna di sensibilizzazione regionale voluta dal presidente della giunta regionale della Sardegna, che coinvolge il centro regionale sangue e le associazioni che si occupano della raccolta del sangue e noi pazienti con rappresentanti di tassazione che rappresentiamo i pazienti. Quindi il lavoro da fare è tanto e noi siamo sempre a disposizione. Grazie per averci coinvolti in questa giornata a portare a conoscenza, diciamo, di tutta la nazione il piccolo servizio che noi svolgiamo in Sardegna, ma che può, diciamo, migliorare la vita a noi sardi, ma è sempre a servizio anche di tutta la comunità nazionale. Quindi grazie di cuore alla Fondazione, al TIF, per averci coinvolto. Speriamo di organizzare qualche volta questi eventi in Sardegna. Grazie. Grazie Tonina e grazie Tomasina. Tonina ha dimostrato praticamente quello che Tomasina ha detto, ha delineato come linee generali di l'azione della rappresentanza di un paziente. La dimostrazione che lavorando con strategia e con metodo, come dicevamo prima, porta inevitabilmente ad ottenere dei risultati. Questa è una grande lezione per tutti, credo, ad ogni livello, non solo a livello nazionale. Adesso avremo l'ultima sessione che è molto interessante, ma che credo presenti il problema della presenza del professor Locatelli. Il professor Locatelli doveva partecipare a questa sessione, ma non lo vediamo in collegamento. Era in viaggio, sappiamo che era in viaggio e temo che sfortunatamente abbia avuto qualche impedimento. Purtroppo delle volte i ritardi degli aerei o dei treni, non so come si muovesse, non credo che riuscirà ad essere con noi. Comunque non importa perché, o importa relativamente, perché comunque il titolo della sezione sono le sfide attuali nell'accesso alle terapie innovative e vogliamo qui parlare dell'esempio di Zintegro, cioè la gene therapy, la terapia genica per la talassemia, che è stata approvata recentemente, purtroppo anche ritirata dal mercato europeo per una decisione dell'azienda. E per questo è con grande onore e piacere che invito la dottoressa Andrulla Elefteriu, che è il direttore esecutivo, l'executive director della Thalassemia International Federation, che è sostanzialmente l'esecutore materiale di ogni politica che il TIF su input del consiglio direttivo porta avanti e ovviamente su input dell'assemblea, e quindi invito la dottoressa Elefteriu a parlarci di questo importantissimo tema. Well, dear organizers, dear Mrs. Iacono, it's a pleasure and a real honor to speak to you and interact with you once again. We've been collaborating for so many years, as Mr. Anglesio said, and I'm very always privileged to present on behalf of Thalassemia International Federation, having most of the board in this meeting. Okay, well, everything has been said about the value of the active and meaningful patient engagement. Everything has been said, everything important has been said, and we have also underscored how important it is for policy driving to have a strong association, strong and expert patient advocates,
but also it is important to have the means and the channels to reach out to the patients so that patient advocates do not remain a small selected group of patients that are actually not able to pass on the messages to as many people and as many individuals with this disease as possible. So I cannot replace, of course, by any means and to any extent, Professor Locatelli, but in the interest of time, I will try and go very quickly through this presentation and underscore those messages that are relevant to the theme of this workshop. Stella? Yes. Sorry, I have to. Why is this not? All right. So very quickly, I'll go through the through the given facts that despite all the resolutions, recommendations, directive regulations from World Health Organization and the European Union, since we are in Europe, we still will still face many and complex unmet needs in more than 80% of the countries that have been studied by TIF in the context of its work with World Health Organization in the last 2 years. Therefore, unmet needs are many, multiple and universal across the globe and between countries. But even in Europe, where the healthcare systems are robust, public health and social care systems are robust, in the case of hemoglobin disorders, three levels of care provision and quality have been identified through our work. Those countries that provide state-of-the-art holistic control and care and have national disease-specific programs like Cyprus, Greece, Italy, United Kingdom, and partly France, those countries that provide the basic management, but with limited evidence of holistic disease-specific approaches and very limited prevention programs like Belgium, Germany, Bulgaria, Romania, and those countries that do provide basic management, but with multiple challenges in the provision of holistic care, either because they are rare in the country or recently introduced through the migration and population movements in the indigenous population. All of the countries are almost competent enough to provide, but many challenges, different challenges, make the management and prevention of hemoglobin disorders, even in Europe, not appropriately addressed for a disease that there is ample evidence and best practices and successful deliverables from a number of countries, particularly from our countries of the North. And there is no need to actually comment on these, because these reflect and translate to the quality care provided in countries where there are disease-specific programs within the national healthcare system that is based on universal coverage. Now, we were all looking forward to have, so we were all looking forward through the years since 1925 to have the state-of-art care in every country of the world, to every patient to have access to this quality and the long-awaited gene therapy. So for a number of years, hematopoietic stem cell transplantation, bone marrow, had been the only curative way, but we know the restrictions and we know the limitations of the bone marrow. So in the way and in the current years, gene therapy and gene editing have come to our doorstep, and our expert patients have been saying through the years, and these are some words from George, that when these therapies come to a doorstep, they must not become a privilege of some, but a right for all. And that's what were patient advocates going through these years in the context of the clinical trials and through the studies for the completion of and authorization of a project for gene therapy, the patient advocates and through TIF's work
very importantly, but also at national level in the countries, have been fighting to bring this authorized product to the accessibility and availability of the patient, because cure was, is, and will be a wish, a dream, and a hope of every chronic patient, particularly those with genetic hereditary disease that have a multi and complex treatment from the early day of their birth. Now, despite, until Zindeklo's authorization in 2019 by EMA in the EU, as I said, allogenic hematopoietic stem cell transplantation was the only curative option. Now, less than 25% of patients, however, have the opportunity to have access to these because of the identical sibling matching that brings out the best results in this procedure. But even in countries where the state of art care is provided, patients do meet with challenges. Patients feel that they are attached to the healthcare system. They are attached to transfusion centers, medical centers. They are attached to monitoring and regular visits to hospital and clinics. They are worried and concerned on a constant basis on receiving and having adequate and appropriate blood supplies for their transfusion, and also worry on a continuous basis on the transfusion-related challenges, potential, the accessibility to everyday life to save and effective drugs, interventions and interruptions on occasions damaging in the context of schooling, professional and family life. Marginalization, yes, in our countries this has been significantly reduced, but there is still there, and particularly attached to a genetic hereditary disease. And of course, accessibility of trained, experienced treating medical physicians, particularly outside the Western world, but even in Europe, there is a paucity of well-trained expert medical disciplines, particularly outside the cities. So this is from research to development and marketing authorization of the Zindeklo product. Starting from 2000 to 2019, the various steps that have been taken, the clinical trials, Zindeklo finalized, authorized for transfusion-dependent thalassemia with the genotype non-beta zero, beta zero, more than equal, greater than 12 years of age. Those that were eligible for hematopoietic stem cell transplantation but could not identify an appropriate donor. That's what the product is about. Now, so new hope came with the authorization of the Zindeklo, and I lived through this journey personally, along with the board members and along with many of our worker, of our collaborators and stakeholders. We lived through this journey. The Thalassemia International Federation worked very closely from the beginning with researchers and the academia, and later on with the company that undertook the clinical trials and the completion of the clinical trials through the authorization and marketing of the drug. Now, TIF organized webinars, produced leaflets on various occasions, translated these. So we feel the patients were well versed, but we feel that there is a lack of advocacy there. And this is related to the theme of this workshop. Although patients were well versed, we are not sure how this information and this education that TIF, national associations, and the company itself, as well as healthcare professionals, actually reached out to a great majority of patients, because the patients, in the end, it appears that they were not actively involved in interaction and advocacy with their own treating physicians, with their own competent authorities, both health and regulatory, on this new long-awaited treatment. So there was education, there was awareness,
there was a certain level of advocacy, but we have seen a stiff that the patients were not actively and seriously involved in talking with their treating physicians about the drug that was ready to be authorized, even when it was authorized. And during this time, TIF had performed a number of surveys to which a majority of patients revealed that they would have liked to go through this process and have gene therapy. But after the authorization, we see that nearly 20% did not believe in the safety and efficacy. 50% felt that they were satisfied with the standard, with the standards of their care, what they were receiving. They were afraid and concerned about side effects and worried about the costs that the regulatory authorities would not actually approve. They were worried about the process of this gene therapy, which is not which is a unique, one can say, kind of process to achieve completion of receiving the product, because we are aware that there were reference centers organized with the production of the medicine, and different way of receiving this gene therapy is not like staying in a country or in a hospital and just receiving. And they were worried about the risks of treatment, particularly myeloablative conditioning. So there, the patient's voice was not sufficiently heard or was not sufficiently in a meaningful way to the country. In some countries, it was a stronger voice and a stronger advocacy. But in most of the countries, there was an inert and belated response. So we see here from February 2021 to August 2021, the various challenges that the company has faced. The suspension with regards to the sickle cell disease clinical trials and temporary suspension due to adverse reactions and appearance of acute myeloid leukemia. Analysis indicated that, of course, it was very unlikely that that was caused by the lentivirus vector. June 2021, the FDA lifted the clinical holds phase 1 and 2. The company reorganizes itself for reasons that they know best, of course. South cluster becomes Italy, Cyprus, Greece, and North cluster becomes UK and France, and started the processing in Germany, Nordics, and Benelux, actually stopped. July 2021, the Krakow EMA lifted the voluntary marketing suspension of Synteclo, and August 2021, there is a winding down of the Bluebird Bio European operations, actually officially announced. Now, in terms of country status, we see that there was no agreement on price in Germany, which was the country focus for the company, where the reference centers were being developed, where the product was being developed. In Greece, there was a lot of effort on behalf of patients and healthcare professionals alike, and we know the relation of Professor Stamatoyanopoulos and the passion on gene therapy in Papanikolaou Hospital with Yannaki as well. But pending again, by August 2021, there was pending health technology assessment report. In Cyprus, it was only an intention, and it still is an intention, to submit a dossier. France, there is a pending of health technology assessment. UK gave the first negative appraisal in February 2021. There was a pause of negotiations due to suspension of the EU marketing in March 2021 in Italy, Denmark, and Sweden, and Norway, Finland, Iceland had termination of negotiations. In terms of the health technology assessment, we have Finland, Norway, and Sweden giving a negative opinion, United Kingdom as well on a second occasion, as well as Netherlands, and France was the only one to give a positive opinion. So, we feel that there was a gap there,
There was a gap in patient advocacy, in interaction of patients with health authorities and with treating physicians to actually lobby for it. But there was also weaknesses in competent health authorities, healthcare professionals, and the industry itself in responding in an appropriate and timely way. Healthcare professionals were not aware of the procedures of cross-border healthcare services because that was necessary to actually receive the product. There were concerns on the prioritization of eligible interested patients because too many patients eligible or wishing to go through, they were not aware of the speed of the production of these pharmaceutical product. There was uncertainty on the durability of the effect over a long period of time, in addition to side effects, the degree of risk in the real world practice, because all of the collected information were in relation to clinical trial events and side events. So the industry also was not sufficiently, although worked very, very, very passionately and very consistently with the patient organizations, I must say, because I lived through this journey with TIF certainly, but they were not sufficiently transparent on issues of pricing and cost from the beginning so that patients could take it up with the healthcare professionals early and timely enough. There was not appropriate interaction to that level that was necessary for such a complex therapy with competent authorities and healthcare professionals. Too much reliance on patients' advocacy to actually persuade treating physicians and health technology assessment bodies. A very expensive product, of course, because there were very expensive production stages. And there was no strategy provided on addressing or letting us know that these expensive production stages will actually receive further improvements to make them less expensive and reduce the price. And of course, poor financial and other management appears to be a reason for the company to wind down its services. So this is what has happened as a conclusion. Qualified treatment centers were assigned in countries where thalassemia is rare or not well organized or not a priority, as in Germany, for example. Safety concerns, temporary suspension in Europe due to suspected and expected serious adverse events of acute myeloid, that started creating concerns and worries. Health technology assessment opinions, mostly negative, because there was not active and meaningful and productive patient participation. The existence of conventional treatment was also on its own a concern. The limited number of patients participating in clinical trials and hence experiences are limited, and the unknown number of patients living in each country due to absence of registries did not help the situation of actually bringing in more numbers for the company to be aware. And of course, very limited real-world data. We are aware that the rare disease cannot have considerable amount of data, but they felt, and authorities felt that, health technology authorities felt that there was too limited real-world data and too long to actually collect enough to show the value versus the cost, and of course, concerns on the durability of this long-term efficacy. So no early dialogue or transparency. EU member states, in conclusion, including healthcare professionals, competent health authorities, but also patients, were not ready to include this transformative therapy into their lives and into the national health systems. We are hoping that this will be a lesson for us all
and all stakeholders to learn. And we are working with the European Commission very, very closely as TIFF and with other stakeholders to actually see how we can improve access to gene therapies, because gene therapies and gene editing are coming. They are at our doorsteps. Whether it's in DECLA or whether it's others, they are at our doorsteps. And we need special funds for access to this advanced treatment. We are working with the European Commission to identify ways to support member states for this. But we need sharing of information between EU members, alliance amongst the EU members, like we have done in COVID-19, but also in the antiviral drugs of hepatitis C some years ago. We need access to new therapies, and we certainly need gene therapy back to Europe. Thank you very much for your attention, and of course we can answer questions. Grazie, grazie dottore Lefteriu per questa chiara e, come dire, significativa chiamata alle armi. Non so se tutti hanno percepito esattamente la chiamata alle armi che la dottoressa Lefteriu lancia ai pazienti, alle organizzazioni dei pazienti, perché siano più incisive anche nell'agire in sostegno delle terapie che stanno arrivando. Abbiamo visto in questa giornata che ci sono molte terapie che stanno arrivando, e queste molte terapie che stanno arrivando, probabilmente alcune di queste, gene editing, il professor Locatelli non c'è stato, quindi non ci ha spiegato le azioni in atto per il gene editing, lui è uno dei principal investigator di questa nuova terapia, saranno sicuramente molto costose allo stesso modo di Zintegro. Quindi dobbiamo imparare la lezione da Zintegro, facendo tesoro anche di tutte le esperienze negative che Zintegro ha portato in termini di insicurezze ai pazienti, in termini di effetti collaterali molto, mal visti, insomma, che destavano la preoccupazione dei pazienti, ma dobbiamo farne tesoro per fare in modo che comunque queste terapie innovative, come anche il luspatercept, hanno delle aree grigie che necessitano di essere meglio comprese, meglio identificate. Ma per fare questo c'è bisogno che i pazienti partecipino ai trials clinici, c'è bisogno che i pazienti siano più attivi all'interno delle loro organizzazioni per far sentire la propria voce ed esprimere anche il dissenso laddove è necessario farlo sentire. La decisione di ritirare questo prodotto dall'Europa è di per sé pericolosa per il messaggio che dà. Il messaggio che dà che se un'azienda che ha investito dei soldi ha coinvolto pazienti europei in uno studio clinico, ad un certo punto decide di interrompere la disponibilità del far di questo prodotto ai pazienti, commette dal punto di vista etico, questa cosa è molto discutibile, commette anche non solo un errore, ma un significativo arretramento nei confronti della promozione che questa terapia ha avuto in Europa. Io ero nel Comitato per i Farmaci Orfani di EMA quando questo prodotto è stato valutato e posso assicurare che l'EMA ha fatto ogni sforzo possibile per garantire, nonostante la scarsità di dati che c'erano disponibili, per garantire che il prodotto arrivasse sul mercato. Vederlo ritirare è chiaramente una ferita per tutta la comunità dei pazienti. Ma dobbiamo imparare da questo per guardare avanti e quindi per essere pronti ad agire anche per il futuro. Grazie di questa importante richiamo che ci ha fatto dottoressa Lefteriu. Siamo in super ritardo, come possiamo vedere, in realtà avremo adesso 20 minuti, 30 minuti per la discussione, ma credo che siano fino a questo momento le domande che sono arrivate, le domande più tecniche che riguardavano i medici, sono state direttamente risposte dai clinici a cui erano rivolte in diretta, quindi credo che i pazienti abbiano già avuto la maggior parte delle risposte. Direi che ce n'è una di Angela Melidoro che richiede di avere una risposta, perché
è interessante per il resto per la giornata che abbiamo voluto portare, cioè mettere in rilievo qual è il ruolo dell'advocacy e il ruolo delle organizzazioni dei pazienti. Bene, Angela scrive: come è possibile diventare parte di questo advocacy group dei pazienti, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Quindi colgo qui l'occasione per dire che tanto bisogna far parte delle associazioni, sarebbe opportuno che chi vuol diventare un patient advocate faccia parte di un'organizzazione. Sorry, because I have to go to give a message to Sri Lanka. I've been giving messages from 3:30 in the morning today because of the time zones in the different countries. But allow me, please, because before I go, there is a question here. Given the obvious and understandable disappointment following the withdrawal of the drug from the European market, what advice can you give to other pharma companies currently developing gene therapies for hemoglobinopathies in order to avoid a similar situation to Zynteglo and to restore faith and trust in the hemoglobinopathy community? I think that the lessons learned, and this is a very, very good question, because we need to put a strategy forward. It's good to have a role in policy making, in policy decision, in policy improvements. But when it comes to very serious matters, such as helping in the health technology assessment of such a drug, such an advanced therapy, further to the extensive education, there is a need for an ongoing transparency on both sides. On the sides of the stakeholders that the company is talking, whether they are patients or healthcare professionals or competent authorities, but also from the part of the company. And one recommendation I would give, because I lived, as I said, through this journey, is that we need to be very careful, comprehensive, and consistent. And we should have a strategy when we are talking with companies. We should not have the companies, you know, just to have a conversation or take for granted. We should have evidence, continuation, consistency, transparency, and reliability with the company on all aspects, from research development to authorization steps to clinical trials and costs. Because TIF has been trying to get the company to deliver approximate cost at certain times, but it was not possible to have a definite price. So we need consistency, not to have this disappointment, and interact with treating physicians as well. Our treating physicians, wherever I talked, had no idea of the process of the production of the pharmaceutical drug, of the cross-border health services needed, had no idea, apart from a group of academics and researchers that were actually involved in the research and the clinical trials. Thank you. Thank you very much. Apologies, and apologies to Mrs. Siagono, and congratulations for this important event. Thank you. Grazie, grazie anche per questa precisazione e per la risposta a questa domanda. Dicevo, come è possibile diventare un patient advocate? Naturalmente il primo passaggio è quello di far parte di un'organizzazione dei pazienti e poi di seguire, cercare di capire dove e come formarsi. Quindi eventi formativi, eppure eventi che la Thalassemia International Federation ha una piattaforma multilingua di formazione per i pazienti, ad esempio, quindi questo è importante saperlo, da parte dei pazienti, è una piattaforma multilingua, quindi i pazienti possono diventare molto più consapevoli ed esperti riguardo agli aspetti della patologia che poi sono necessari per sviluppare le nostre competenze e quindi sviluppare anche le nostre capacità di advocacy, quindi di tutela delle nostre posizioni e naturalmente stare attenti a quando vengono lanciati questi eventi, che siano in persona o che siano virtuali come in questo caso. Ad esempio il prossimo 2-3 luglio
TIF organizza a Stoccolma, in Svezia, una 2 giorni di formazione per i pazienti. Credo che la notizia sia stata ampiamente diffusa sui social, sia dalla fondazione che le chat interne, che delle singole associazioni che sono venute, che fanno parte del TIF, che sono venute a conoscenza dell'organizzazione di questo evento. È il primo evento dopo diversi anni face to face, quindi in presenza, e esiste la possibilità di un programma di sponsorizzazione per partecipare. Quindi è chiaro che facendo parte delle associazioni si è consapevoli di queste possibilità formative e quindi si può dare l'adesione, la disponibilità per partecipare e essere in collegamento e in relazione con il gruppo di pazienti sia a livello nazionale che a livello internazionale. Questo lo volevo specificare, rispondere a questa domanda, perché è indispensabile, come dire, per il titolo che aveva e lo scopo che aveva questa giornata. Mi spiace che purtroppo i tempi si siano allungati, che non tutto sia filato secondo il programma, perché purtroppo c'è mancata la presenza del professor Locatelli, che sarebbe stato importante avere per rispondere a qualche domanda riguardo alle gene therapy e ai gene editing. E direi che potremmo chiudere qui. Ringrazio ovviamente tutti i relatori, tutte le persone che hanno partecipato, tutte le persone che si sono rese disponibili a rendere questo evento gradevole, e mi auguro di successo per, da un certo punto di vista, per i pazienti. Mi auguro che ciascuno di noi abbia porti a casa qualcosa di positivo dai messaggi che i nostri relatori ci hanno mandato, e mi auguro anche che nelle prossime occasioni in cui la Fondazione organizzerà degli webinar o il TIF organizzerà degli webinar, sia possibile per le persone che hanno partecipato e anche per quelle che appartengono alle associazioni dei partecipanti poter partecipare e poter, come dire, migliorare le proprie conoscenze, la propria consapevolezza per diventare pazienti migliori, ma soprattutto per poter difendere i diritti, come dicevo prima, delle persone che non sono in grado di difendersi da sole e che hanno bisogno dell'aiuto di persone più esperte per vedere anche loro i propri diritti tutelati. Quindi ringrazio tutti, ringrazio l'organizzazione del TIF, ringrazio Caterina Scari che ha con me tediato tutti i relatori, perché ho organizzato ogni cosa nel dettaglio. Ringrazio il TIF Office, Stella Elefteriu e Rawad Mehri per l'organizzazione dell'evento, per averci reso disponibile la piattaforma, e naturalmente non ultima la dottoressa De Rosa, che ha fatto da interprete durante questo evento, consentendo così la comprensione anche delle persone che non erano in grado di parlare o di capire l'inglese. Grazie a tutti e mi auguro di rivederci presto. Mi auguro di rivederci presto. Naturalmente un saluto cordiale esteso a tutti i pazienti, soprattutto ai nostri ospiti internazionali, Giorgio Costantino, Miltos Mistiados, Riad e tutti gli altri, diciamo, gli altri amici e colleghi. Ho visto collegato Chris Sotirelis, insomma tutti gli altri colleghi che con noi hanno condiviso per tanti anni e condividono da tanti anni questi percorsi. Grazie a tutti e a presto.